Buonasera ragazzi, buonasera. Siamo qui con Soul, Bulat e Brogan. No, c'è Barbell per ora perché Brogan è stato rapito eh, dalle Fiorie dello Stato. Stiamo trattando per la sua liberazione. Speriamo che avvenga nel più breve tempo possibile. Per ora ci accontentiamo del, del suo animale guida. Lo possiamo chiamare animale guida? Sì. Era, era, in treno, era in treno e ha detto quella frase dell'altra volta ah, FizzTF è stato il meta più bello e l'hanno arrestato ragazzi <ride> è, è andata così ma ci stiamo trattando arriverà sì, 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 arriverà, arriverà. <ride> ragazzi come al solito alla fine ringrazio tutti quanti quelli che supportano eh, il canale da live però per rispetto nei nostri ospiti non, non metto alert o roba che eh, vi distrae più del dovuto visto che già insomma astonishing guardarci tutti insieme e può essere già abbastanza stannante e andiamo oggi a fare una card review diciamo d'emergenza cioè 15 giorni questo è record 15 giorni dopo l'ultima cioè, esatto. ci devono dare degli extra e, perché subito dopo l'uscita dell'ultima espansione la Riot ha deciso di liberare la Ruination su tutta Terra. Quindi insieme a Renation sono arrivate molte più carte del previsto, onestamente. Cioè, Io non mi aspettavo eh, nulla di questo. Pensavo al campione, anche se l'avevano inizialmente schedulato forse un po' più in là, no? Cioè, Aphelios era uscito con più distacco dall'espansione di sì, un mese, bene. un mese dopo. Un mese. Eh, metà. Sicuramente sono stati forzati dal fatto che la Renation è stato un evento globale e eh, non solo di, di rune certo. terra. Quindi, anche su Wild Rift, eh, si è attivato eh. dappertutto, quindi eh, sì. E quindi ce la siamo presa così. Non, non abbiamo avuto neanche tempo di, di trovare una soluzione al meta eh, precedente, perché da domani ce ne sarà uno completamente nuovo. Sono uscite carte per tutte le fazioni, e certo alcune un po' di più, alcune un po' di meno. Due campioni, di cui uno fa parte di Renation, l'altro della Sentinella della Luce. Tra l'altro, domani inizierà proprio l'evento in generale, che vi metterà davanti a una scelta: ovvero dovete decidere se far parte. Della Ruination oppure far parte delle Sentinelle della Luce conoscendovi, sarei Bambina di Vigo esatto, tu tutti quanti. Eh, lato scuro, come al Beh. solito, un maledetto. In realtà ti dirò: sul LOL un sacco di gente sta scegliendo le sentinelle. La, maggior ma parte. la storia delle sentinelle è veramente molto figa. Cioè, rispetto a qual... cioè, Viego è figo, però la storia delle sentinelle ha messo insieme anche tanti personaggi amati, quindi non è così scontato. Eh. Per me potete bruciare tutti. Io sto con Viego. Immaginavo, uh... eh, immaginavo. <ride> immagina, <ride> sono il campione. Per quindi... quanto mi riguarda, nessuno deve romper cazzo a demasi, di conseguenza. Di Come privato arrivato ego, adesso facciamo e se ne va quindi. Tim no. sentina la luce, forever proprio. E Manca quindi a eh, sì, vediamo. Broken se mi lascia in un 3 contro 1. Oltre a questo, eh, i punti che faremo eh, saranno anche utilizzati per un'opera di beneficenza da parte della Riot eh, che ha attuato appunto questa raccolta fondi. Diciamo eh, collegata. Ah, fondamentalmente, quanto giocheremo noi nei giochi riot in questo periodo. Quindi adesso, quando vi diranno smetti di perdere tempo a giocare, direte: Lo sto facendo per beneficenza. E... Questo rende il fatto che io vada in vacanza ancora peggio se ci pensate. Sono i 10 giorni che gioco di meno negli ultimi due anni, praticamente. Fantastico. <ride> Eh, Va bene, però insomma, adesso vi ho dato una carta a giocare potentissima, quindi mh, gestitela eh, come, come sapete, saggiamente. Allora, come al solito, guarderemo prima le carte delle fazioni senza i campioni e poi le due eh, fazioni con i campioni che sono Shurima e Isole Ombra. Non sono potuto andare in ordine cronologico più di tanto perché le carte sono uscite un, un po' a caso, soprattutto all'inizio quindi non tutte le fazioni sono uscite nello stesso momento eh, direi che noi intanto cominciamo poi quando arriva Broken magari eh, ci dà eh, le, le sue propic sulle carte che abbiamo già visto oppure diamo la parola direttamente al Barblefish e comincerei con Freylord eh, Freylord che è stata una delle fazioni in cui sono uscite le carte al primo giorno cioè, ci hanno eh, stupito subito con i Lupetti che sono ovviamente della Roma sei mani la regione azzurra eh? è, è vero è vero c'è questa contraddizione però diciamo Asto che l'Italia azzurra è l'Italia diciamo ah, dai, ci ah, <ride> uh... e... madre Zannabrina semana 5:5. quando venga evocata evoca un branco Zannabrina conferisci gli più uno più uno per ogni volta che hai congelato un nemico in questa partita il Branco Zanabrina è la carta a fianco, ovviamente non è mendecabile, ma soltanto evocabile tramite la madre. 1-1 sopraffare di default, ma che poi si va a potenziare, appunto, con i congelamenti. Bulat, tu che hai giocato parecchio Frostbite a sto periodo, io eh, eh, di Frostbite. Sì. Allora, io ho stroncato un po' l'entusiasmo e continuo a farlo perché ho visto che comunque in giro anche, anche diciamo non solo nel chat anche diciamo su twitter magari dove seguo un po più di, di player che fanno tornei la carta è piaciuta secondo me è useless eh, nel senso allora mi piace l'idea e sicuramente se dovessero andare a supportare un archetipo più proprio che va a incentrare molto sul frostbite allora sì cioè se dai più carte e non spell proprio pezzi minions, che vanno a interagire congelando il nemico come il 3-1, come Ashe allora queste carte prendono piede ma fino ad allora evolvere Ashe cioè, cioè prendo Ashe Ashe si evolve dopo 5, dopo 5 volte che frizziamo e spesso prima di T6, T7 non arriva l'evoluzione e sono solo 5 volte, perché? Perché i frizz come spell sono carte che noi andiamo a usare proattivamente in combat che, a cui l'avversario gioca facilmente attorno, quindi Uh, diciamo a meno che non è obbligato di solito cerca o di non parare oppure di mettere pezzi piccolini tipo ragnetti o cose simili se non gliela puoi lanciare a caso solo per sì, fidare la madre eh, e quello è il punto non ci sono carte che tu dici vabbè la gioco a T2, a T3, a T4 per fare tempo tipo asce no? tu la metti, attacchi, metti il freeze però asce poi il campione non lo puoi sacrificare così a cazzo mm -hmm. quindi è molto lenta come carta anche messa come uno per ci sono uno per molto più forti in Frostbite che sia, Tyrion, che sia Tywin Lannister, no. o che sia o che sia Farron uh, sicuramente secondo me sono delle uno per come finisher più interessanti questa è una carta che va a creare sì comunque metti un 5-5 poi male che vada tu dici vabbè metto un altro 5-5 con Sovraffar sì a T6 su Luna Terra ormai ci sono power play più grosse. cioè di... 6 è il turno, soprattutto sul meta di adesso, in cui spesso e volentieri ti 7/7 si decide la partita perché è lì che prendi il controllo di board. Se tu spendi 6 mana per mettere 2/5/5, magari l'avversario uh, riesce a reagire in modi più, più particolari. particolati Quindi in generale, non è una bruttissima carta. però, dubito, troverà spazio perché ci sono drop, chiusure o anche carte tempo molto migliori di questa. Sì. Secondo me, è esatto. Proprio il problema è che Ma non ha spazio. Non è una brutta carta. Eh, non, non è epica, tanto per cominciare. Eh, di, è una 5-5. Che quindi con Frostbite è importante. <ride> eh, con Frostbite ci va a nozze. Eh, però appunto è un po' macchinosa. Potenzialmente il suo picco di espressione ce lo ha dopo che è evoluto Ash. Dopo che addirittura hai tirato una freccia. E l'avversario non so come fa ad essere ancora vivo. E tu giochi Madre zannabrine, quindi per 6 mana metti un 5-5. E un 6-6 sopraffare. Un 5-5 sopraffare. Come dice Bulat. Che è una giocata comunque. Con un certo peso, e fate che non ci sta dentro. Il Frostbite che vediamo noi oggi, alla fine, è un mazzo che mena. È un mazzo che mena e i, fr i Freeze vengono utilizzati unicamente come combat trick, e sono uno dei combat trick migliori in assoluto. Ovviamente, tutto burst, azzeri l'attacco, e quello serve, però di per sé è un mazzo che mena, che sta sopra, ad esempio, a Demasia, perché riesce ad avere dei combat trick ancora più forti di quelli di Demasia. Non è un mazzo che frizza tanto. Addirittura il, il picco di Freeze, c'era cioè sul 5 sull'evoluzione di Ash, che una volta si evolverei, attacchi e hai chiuso. Di solito. O prendi talmente tanta lead che non ti serve Madre Zanna per chiudere. Quindi è una bella carta, ma non ha spazio. Magari, come ha detto Bula, se supportano un archetipo più di congelamento che di botte, perché quello è, magari potrebbe trovare spazio. Beh, guarda, io non credo appunto che, che sia giocabile nei mazzi che conosciamo adesso. È una di quelle carte che ha bisogno di buildare il deck un po' su di lei. E non so eh, quanto ne valga la pena. Sicuramente indirettamente poi va a aiutare anche Ash. Quindi sarebbe un mazzo che punta ancora di più di adesso. Perché adesso Ash in realtà si sì, è forte. Puoi chiudere con Ash. Però insomma, anche se non c'è Ash, un modo lo trovi uguale. Eh, qui sarebbe, diciamo, queste due carte. Che vogliono essere le chiusure. e Il vero problema è che appunto quali altri freeze andiamo a mettere? Perché il freeze 6, ad esempio, è troppo lento per queste carte. Cioè, eh, questo è un Battlecry, quindi, tu devi aver già frizzato quando la metti, e... Archwins. Tu lo giochi spesso in super late game come spell, non, 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 non hai modo di farlo prima. La tizia 5 che frizza inizio turno mi sembra un po' una carta mm. meme. Eh, però, effettivamente, cioè, sicuramente aiuta un sacco eh, questo archetipo. Però, di per sé, stai mettendo un 3-3 a 5, cioè una tempo loss incredibile. Boh, sì, mm. sì, sì per... non, non... Eh, contro okay. certi mazzi, però, probabilmente è abbastanza infame quella sì, carta. Però, però cioè, contro altri, oh. è una carta morta. Sì. Cioè, entra a 5 questo... mana e se ne va a costo 3 da, da tutti, va. praticamente. Poi Comunque uh, rispondo anche un attimo a chi l'ha voluto, cioè chi ha detto no in Frostbite, tipo in GP Sejuani. Ce l'hai anche peggio perché l'unico Frostbite che ha in GP Sejuani è, è Sejuani. Eh, que que questo significa che tu ti dici quanto una Sejuani siete andata proprio due Sejuani prima di questa quindi hai fatto due Frozen. No, ah, vabbè, dicono quando evolvi Sejuani che fai full freeze sulla borda, ma in quel sì, momento stai vincendo. Evolve, cioè, non eh, non stai serve. vincendo poi perché hai Madre Zanna prima esatto. in campo sì. perché l'avversario non ha più attacco ma, Anche se devo dirti che la versione che è uscita questi due giorni con la barca di GP è veramente figa, cioè, però la barca, la barca di GP come chiusura è molto più forte di Madre Zanna prima perché spesso è volentieri poi vai, vai a tirare quelle make it rain che col barili fanno 4 danni okay. e quindi fai robe assurde Adesso solo fatto di tutorare GP è fortissimo sì, cioè, tu barca e hai poche carte in mano sei in late game stai finendo le risorse Otto mana li usi per la barca e il turno dopo hai GP che swinga cioè, è fortissimo cioè, no, per, per ora non hanno un grosso spazio, non ha spazio. In, fu in futuro cioè, la, la carta non è scarsa che poi ora no. non ha Stat wise, effectwise forte. Ho letto in chat le citazioni. Come direbbe Dog, entra e fa qualcosa. Quindi probabilmente è worth la carta. Ed è vero, perché, comunque, anche solo se Branco Zannabrina fosse un 2-2, tu a 6 mana stai mettendo un 7-7. Splittato su due pezzi. Non è terribile. Già già solo con il minimo indispensabile. Eh, però manzolla. al momento. Nel runetario che eh, conosciamo oggi non entra tutto qua, no? Sì. Ma, ma non è entrato in meta quel 6 mana 7/7 di demasia che non prende danno dalle spell, cioè, giusto? Eh, è vero, che comunque sembra una paura, cioè che quando lo, lo vedi sembra cazzo. È sceso Cristo, però eh, sì. finché ti fai danni, finché ti, ti fai danni, qualcosa, Quello serve mm. da improbabilatore, Madonna. Non, non me lo dire che mi è uscito <ride> contro in <un> torneo, non, <ride> non mi parliamo, che mi è uscito contro al seasonal è <ride> argomento <ride> Va bene, questa quindi era la carta di Frelord mi pare siamo un po' tutti d'accordo nel rimandarla a settembre. Sì. Beh, però secondo me sì, è un 5,5 comunque, è una carta ok. okay non è così brutta. Accettabile. Passiamo poi a Noxus. Noxus che ha ricevuto due carte, Noxus eh, gli è lusso In questa. Mm -hmm. eh, in questa mini espansione. Sono due Gladiatori, tra l'altro quella è una Gladiatrice, ok, mm. e... 5 mana 2-6 sopraffare. Quando mi scegli come bersaglio, conferisci più 1 più 0. Ricordiamo che conferisci significa forever. Gladiatrice in rovina, 4 mana 4-3. Quando venga evocata crea un raid di mezzanotte nella tua mano. Raid di mezzanotte, la spella lì accanto. Slow, effimera. Effimera, fleeting. E un alleato avvia un attacco gratuito. Allora, innanzitutto l'attacco gratuito su alcune cose non funziona, cioè non ci ridà il gettone d'attacco, eh, quindi non attiva roba tipo Riven, però attiva effetti invece come Miss Fortune, ad esempio, o ovviamente Azir, eh, ah. eccetera, eccetera. Soul. Allora, il candidatore a riposo ha fatto bene a ritirarsi, perché è meglio se a riposo ci resta, perché <ride> non... È proprio, cioè dovrebbe essere una carta che aiuta Riven, ma voi lo guardate e per 5 mana avete un pezzo che muore da cooling strike. È praticamente un trash, però non è trash. Cioè nel senso io quando gioco trash mi prendo il rischio che l'avversario mi faccia cooling strike, perché se non ce l'ha, cazzo io ho trash in board, altrimenti in questo caso avete un gladiatore a riposo e non va proprio alla grande. Sì, lo giocate con Riven, lo baffate, diventa grosso, ma a parte che ha sopraffare, che è un problema. Perché gli avessero dato Fearsome sarebbe stato meglio. Perché sopraffare c'è già nell'archetipo di Riven. Poteva avere qualcosa di diverso, in modo tale che tu con la spell che da sopraffare di Riven gli devi più uno più uno e so più uno più zero e sopraffare. Non c'è manco quello, quindi è proprio un po' strana questa carta. Forse è una delle peggiori di tutto il set, secondo me, per design. Non mi piace per niente. La gladiatrice in rovina, invece, secondo me ha una chance in più. 4 mana 4-3 non è terrificante, è accettabile se vogliamo come statistiche, e avviare un attacco gratis quando sei in Oxus e quindi con un pezzo con quick attack, tipo Draven, un pezzo con sopraffare grosso, tipo un Darius, un Basilisk, uh, secondo me può essere molto insidioso. Ovviamente è lenta e in due tempi, bisogna vedere, ma Gladiatrice in Rovina ha quella chance di, secondo me, avere un... qualcosa da dire. Nel gioco che ha dato la riposo non ha proprio cioè, senso secondo me. Burata? Allora, concordo sul Gladiatore, cioè la vedo una carta un po', un po senza senso, cioè, magari gli hanno dato sovraffare perché era un po' debole e comunque fearsome non è una parola chiave che hanno dato molto a Noxus. Quindi, no, non lo so, cioè, però... Un... Dovrebbe aiutare Riven, dovrebbe stare un po' su, sul pezzo, magari se con Draven i mazzi midrange che gli dai le asce, fa certe cose, non, non lo so. Però non, non mi fa impazzire. Poi è abbastanza lenta, 5 mana. Vi ricordo che esiste il campione più forte del gioco, ovvero la Runner, Quindi, Madonna. Ah. Cioè, pa paragonato se prendiamo quello come troppa a 5 base, anche se non lo sarebbe. È... Qu -qu questa è merda, proprio, questa è proprio super merda. Mm, non, non mi piace neanche a me piace il design. Un po', un po così. La gladiatrice, invece, secondo me, finirà in tanti mazzi. Finirà veramente in tanti mazzi. La gladiatrice. Uh, è forte, no, non, non ha. C'è proprio una di quelle carte che mi piace dire che non ha sfighe, perché. Tu la metti, la metti a T4, può fare qualcosa, la metti a T5, a T6, a T7, fa sempre qualcosa, uh, pure giocata più tardi, pure se hai bisogno di fare una combo, se magari tu fai open, pulisci board, uh, poi giochi questa a sorpresa, la persona non se l'aspetta, non si è preparato bene alla difesa, è, è molto forte, va in combo con tante carte di Noxus. Partendo dalle Blank, oppure a volte la, la stessa Riven viene baffata. Anche un champion, magari che c'è stato stunnato in combat con questo partner, può attaccare. È... Sì. quindi ci, ci può stare una carta che. Meccanica un po' è proprio... strana, eh. Sì, è un po' strano, è vero. Però, <ride> Però funziona così. Poi foro... cosa... Non ci siamo spiegati, forse, ragazzi. Se vi stunnano un campione, un pezzo che sta attaccando, il pezzo interrompe l'attacco e torna indietro. Ma stun interrompe specificatamente l'attacco. Non dice che, cioè, se vieni forzato all'attacco, se vieni preso e lanciato in combat da carte tipo Raid di Mezzanotte o Cataclisma, la carta di Demasia, ha tutti gli effetti attacchi da stunnato. Sì. È un po' strano, ma funziona così. Sì, cioè forte con tu con le carte che hanno sovraffare, fare, forte con un sacco di cose. C'è proprio una sfiga, è una carta che penso che vedremo spesso in tanti mazzi. Non vedo no, sì, perché metterla. non metterla. Mettete anche tu con Riven, poi, tra cioè. l'altro, Riven dà quick attack ai pezzi. Cioè, questa cosa è fortissima sì. con quick attack. Tu dicevi le Blanca, ad esempio. È, ed è straforte perché comunque tu attacchi e il pezzo sfrutta quick attack. Riven può dare quick attack a chi vuoi. Quindi è, è proprio strabella secondo me con in certi no, archetipi. Fortissima, forse non la vediamo giusto in Ezraven e in, in Discar. Ma poi penso che tutti gli altri mazzi Noxus, anche in Frostbite, cioè io una chance, io yeah, darei uh, una proprio per, per provare, anche per capire com'è. Poi in, quei, in Reputation, sta carta secondo me è fortissima. Mi sa che Buongiorno. Buongiorno. Ah. Attenzione, vediamo sì, se sono riuscito a fare questa cosa. No, perché sta dando... Eh a sì, me sì, me Maledizione, non ce l'abbiamo fatta! No, non M. ha funzionato. Così ah, vicino oppure così... Quali carte importanti? <ride> eh... Da... Vabbè, da di, Frey -Lord. il Freylord Lord, il, non il ti piace del quella, -Lord. il lupo del Freylord Frey Lord? Ah sì, quella di Ashken, sì. E eh, intanto che media ti mette... Esatto, cosa ne pensi tu dei, dei, dei lupi del Freylord Te ricordi Madre mm. Zandabrina? Premessa, sono molto epato perché è una, una espansione di Rubin e Rubin sa disegnare le carte, cioè mm -hmm. si, è molto simile a Certainlity, quello di di LoL, quello che faceva il champion molto pushato, tipo Yasuo cioè lui testa molto i limiti del design delle carte quindi, mm. cioè, anche se è stata e il tempio, però ci prova ad andare oltre, e questa espansione mm. mi sembra ben disegnata i lupi del Fragile mi sembrano una top indecente, anche se in Ashe non tutte le liste lo possono girare, perché dipende un po' dal meta quanti Brittle Steel giochi. Una lista con quei lupi, secondo me, vuole giocare tre Brittle Steel, che non è proprio standard, è più una meta no, choice. An anche tre Freeze di Ashe, poi, quindi... Ah, sì, cioè diciamo che è più una attack per Ashe, perché non tutte le liste di Ashe giocano tutti questi Freeze, quindi, se c'è un meta in cui giochi 3 a Brittle Still, tipo questo, o quando c'era Scout in meta, è una buona top pende. Mentre nei mazzi PNZ Freljord, non ci credo molto. Però forse può, può trovare gioco lì, ma mi sembra un po' troppo lenta per quel tipo di mazzo. Noi dicevamo più o meno che secondo noi non trova slot nei mazzi Frostbite attuali quella carta. Perché hai delle top di curva più interessanti, delle finisher più interessanti come diceva Bulat, tipo eh, il Rally o Farron per esempio? Secondo me è molto meglio di Farron. in Cioè, Secondo me Farron di... è outclassato da, da Rally sì. mentre questa Io carta può essere un buon supporto. Cioè, semplicemente due body per una carta è tanto value. E secondo me troverà, troverà gioco per quello. Dipende dalla lista, secondo me chiaramente perché chiaramente anche nelle liste che giocano tanti freeze tu un po' manchi di value questo pezzo ti giustifica la mancanza di value che hai quando giochi tanti freeze è vero che adesso abbiamo whispered words eh, cazzi e mazzi ma diciamo che un'opzione in più non fanno mai male quando tecchi il tuo mazzo e asce un mazzo che vuole teccazzi molto per il meta ok invece questo di Noxus quella a sinistra soffre essere un drop a 5 nel runtero attuale. Essere un drop a 5 vuol dire che hai tanta competizione. E questa è una carta che vuole andare nei mazzi di Riven. I mazzi di Riven eh, in Shurimo hanno Ruin Runner e un drop a 5 che vedremo dopo di, eh, di Shurimo. Sempre. Poi in che altro giocheresti Riven? Relior si è vista, Pinzì. Forse in un mazzo Pinzì questa può trovare gioco. Alcuni Ma con Ionia, è... con lisin Sin, tipo? Eh, hai gli Sin però a turno 5. Sì, questo sì. può, può essere una side win condition. Anche nel mazzo è vero? Eh, questo può essere ok nel mazzo Riven-Draven, in realtà. Perché scala bene. Ma intendi quello TK con la Glorious Evolution? o...? Eh, quel... ah, no. <ride> Cosa sei, vero? No, no, no. Tu me ti sei perso il momento, ma in live da me hanno provato questo mazzo che è di Broker, quindi è colpa sua. No, me l'hanno portato, era... portato pure a me. l'ho no, no, caricato, dubbi, ho visto gloriosa evoluzione e l'ho cancellato. È di... Io ho di fatto di... un Twitter asiatico che non ritroverò mai più, nemmeno se lo cerco per due ore. Quindi grazie, grazie sì. per averlo trovato. Eh, io ci ho vinto una Ranked con quel mazzo. Con ma io ci ho vinto anche troppo. Io non ho <ride> Io mi sono trovato Dan, che era sui mazzoietti, quindi ho vinto un game poi l'ho cancellato il mazzo. Quindi, <ride> ottimo. È, è un lurk stomper, quella decklist di è divertentissima, eh, però poi perde da tutto il resto, più o meno. Io mi fido sul fatto che sia un lurk stomper. Il problema Beh. è poi che <ride> le dragon evolution. Uh... Eh, sono lì per bellezza vabbè, vabbè non parliamo delle cose sì, sì, che comunque eh, ha già avuto un problemi dicevi di queste allora il drop a 5 forse in quel mazzo lì driven riven può essere cioè senso, è un drop a 5 fine di per sé in un mazzo riven o in un mazzo che targetta il problema è che è un drop a 5 quindi ha molta competizione e i mazzi riven sono quello che sono esatto molto, certo. di sport, eh, molto limitati è una carta ok in un mazzo in un archetipo TRB <ride> diciamola sì. così è un gioco che ha un power level abbastanza alto. Quindi sì, a esatto. e La carta a destra è un free attack che ti costa 4 mana. 4-3. Eh, questa è una carta difficile da valutare. Perché può essere rotta. E può anche floppare malissimo, perché, ha delle sta perché di sicuro non è un drop a 4. Di sicuro non lo giocherai quasi mai in curva. Lo vuoi giocare tipo turno 7 su una Ruin Runner che si sopravvive, su un Darius, su una Riven imbaffata, su qualcosa con Double Attack. Quindi è più una carta tipo la Fay Guide che si gioca ora in Silver Zed, alcuni la giocano. È una carta che costa 4, ma per nome, perché ha più utilità come finisher. E il costa 4 è più per dire non ti prende tutto il mana quando la giochi. Sì, Però è, cioè, è una carta che secondo me ah, senza giocarla è difficilissima da valutare. Quindi non saprei dire su questa. Non so voi cosa ne pensate. Allora Mi è piaciuta molto. Mi ha allora, dato fiducia la creatrice in Rovina. In che tipo di archetipo la vedete? Sempre nel Mazza Fiorima? Solo con... secondo, me, secondo me la creatrice in Rovina potrebbe trovare gioco in Pirate. Addirittura eh, in Pirate? Secondo me in Pirate c'è senso, perché hai, hai Misfortune. Fortune, hai l'1-2 che quando attacchi prendi il botto, hai GP. Cioè... Il... Hai, hai la 2-1, che quando attacco fa Sì, l'attivare sì. l'attacco in più secondo me non è male. Metti comunque un pezzo a 4, certo eh, costa di più, però di fatto ti sta attivando un attacco in più. Cioè, mh, potresti mettere la pressione all'avversario delle evoluzioni di, di Miss Fortune questa carta in Pirate secondo me. E comunque ah, Pirate a 4 che, gioca che, che... solo la 2-2. Eh ma che togli? Cioè drop in early non ce la fai. Ah vabbè fatto. guarda, poi... adesso comunque sia, cioè è, è meno, secondo me è meno obbligato di prima il, il deck building. Secondo me lo puoi trovare sì. uno o due spazi per questa. il flex o li ah, un... hai Pirate secondo uno me? La, eh. Uno la trovi sempre perché Pirate c'è sempre quel mono slot uh, mm. che ognuno mette poi roba su... App. Non so, forse puoi togliere un drop a 2, visto che spesso ti ritrovi a giocare tre drop a 1 in early. Non so, cioè, so, so, anche per pensarci su... Però sì, ci sta, cioè non è male, anche Il per fatto è un che... eh... GP... Sì, esatto, è turno di de attacco dell'avversario. Il fatto è che, tipo, per Miss Fortune però, la minaccia dell'evoluzione implica che l'avversario ti stia lasciando Miss Fortune in board e compare è impossibile, perché, tipo... Se l'avversario ha un trade fatto per, su Misfortune, non value trade, ma trade. Ma anche se c'è un value trade, tu attacchi sempre con Pirate. Non esiste che ti tieni Misfortune lì perché magari la evolvo. Sì, dici se sei già a 2 su 4 e fai Gladiatrice in rovina e la porti a 3, allora poi la conservi, va bene, però. Però non ce che, lo vede cioè, molto. Eh, no. C'era un tempo in cui Pilat gio poteva giocare, era molto più lenta quando giocavi Jack mm. Jack. Quando avevi il che era rosso. Sì, esatto. Quando avevi anche sì, la sì. Navigator, sì, cioè. Nel senso, se fosse... è una filosofia diversa invece che spammare drop a uno andare faccia, mm -mm. giochi un po' più lento. Cioè, una cosa interessante è, per esempio che questa carta, quando ha la navigator, ti dà un rally. Eh, Bene, una... stavo sì. pensando magari se si torna a giocare versione, con la versione, doppi... poi giocare a doppia navigator, doppia questa e doppia jack, la fai proprio totalmente diversa ovviamente, fai una versione lenta, magari forse eh, anche una, ver... una cosa più tipo TFGP, però con, con MF, c'è una cosa tipo deck buildata. Tipo, ah, tipo un MFGP di... sullo stile del pirate eh, è con più più TFGP. Che ha un po' più rimozioni ma... però non Vero? lo so, non lo so. Non Comunque sia, c'è cioè anche soltanto... Cioè, eh, Pirate vuole fare danni anche nei turni che non sono i suoi d'attacco, per evolvere GP. Cioè, mh, questo è un altro modo per fare danni nel turno dell'avversario, oltre alla 2-3 che, che fa il dannino e qualche altre cose a volte con cui vuoi farlo. Secondo me... Eh, Secondo me è facile che la vedremo in, in Pirate eh, A me piace questa applicazione Perché davvero, secondo me Pirate Non ha un solo un flex slot Secondo me ne ha tipo 12 Che ti cambiano abbastanza come gioca il mazzo Anche, E non, non troppo nemmeno È sempre una carta Che in un, met in un meta può avere senso Perché GP che free attacca Per esempio contro Targon eh, È quasi auto win Se sì, Targon sì. ritorna Ad essere giocabile eventualmente eh Sì 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 perché Andrea Riposa è una di quelle carte che tu speri di fantasticarci e farci un sacco di cose. E poi però alla fine giochi la 6-4 con sopraffare, cioè... <ride> nel senso, boh, con Tarik. Però, non lo so, cioè Tarik secondo me è giocabile. Però anche lì gli hanno potenziato il drop a 5 che lo aiuta. E quindi cioè. anche in un Tarik Noxus, sebbene secondo me Tarik con Demasi è più forte perché la combo Aegis è OP. È scandaloso, sì, Però anche in Taric Noxus sicuramente giochi sempre la 4-5 che hanno buffato. E poi non so se questo è meglio di giocare un, uh, un Kato. Secondo me in Taric Noxus non ce la fai a mettere eh, no. la 4-5 che hanno buffato. Per la velocità a cui gioca il mazzo. Preferiresti Kato. Cioè, invece... Ma in realtà comunque con la 4-5... È... Dipende quanto lo fai supportivo l'archetipo, se giochi come supporto praticamente solo Tarik, allora è piuttosto cimenticato, però se tipo fai già una roba con anche non i Tiari, ma tipo i Mentor secondo me può diventare interessante mettere la 4-5 però sì comunque è quello che ha detto Brocken alla fine è appena arrivato è un drop a 5 su runeterra raga a 5 ci scanniamo cioè Beh, abbiamo sì. mille scelte in ogni regione cioè o sei Ionia che sei sfigato e adesso vabbè c'hai Karma in realtà c'hai i campioni c'hai Karma di Sin oppure le altre fazioni a però 5 secondo 5 me nel Draven, Riven, Corazion Fist secondo me troverà gioco però è Draven, driven con rising fist non so quanto impatto avrà nel eh mezzo esatto. però ah, vediamo, per... vediamo. Uh, tanto di quel modo però, però Fanny adesso che l'ha detto <ride> allora ragazzi passiamo Bill Jr. che se no qua non finiamo più eh, Bill Jr. ha deciso una sola carta ma è una carta secondo me con un carisma incredibile cioè questa è una via di mezzo tra uno street shark e le magliette di E... Bellissimo, bellissimo cioè non mi interessa neanche che c'è skill bellissimo rex in rovina 5 mana 3-3 gioca che va in pila lancia un sbarramento artiglieria che è 2 danni a caso su un pezzo se è già morto fai un danno al nexus su bersagli nemici casuali per ogni carta che hai pescato in questo turno fino a un massimo di 5 volte soul eh, vedo broken sorridere perché pensa a tf fizzo con questa carta immagino <ride> non lo so, secondo me è interessante. Io quando l'ho vista, ho detto interessante. Interessante perché non mi sembra più forte di Rex vecchio. Perché rispetto a quello nuovo: cioè, costa tre mana in meno. Devi averla setappata il turno prima con dei pick a card, con eh, devi avere fatto rammage in questo turno. Però, cavolo, a tre la fai super easy. A4 è fattibile, e, cioè, 4 sbarramento d'artiglieria a T5, cioè, wipe la borda all'avversario praticamente, rimane il pezzo che giocherà nel T5 l'avversario, e il fai... resto viene cancellato. Cosa Com'è che, eh? com com che vuoi fare 4 sbarramenti in turno 5? Ah, basta aver fatto picca card dal turno prima. Ah, sì. però il, il, il problema della carta è che poi eh, le flitting è eh, fatica a giocarle Sì, eh no, bruci delle flitting, eh no, è chiaro, è chiaro. Ma infatti, secondo me, è interessante, però appunto l'effetto non è facile attivare. Pescare è comunque qualcosa che costa. Cioè, in un gioco di carte. Però secondo me qualcuno la rompe sta carta. Secondo me è un bait il fatto che ti ha scritto 5 di mana sopra, perché è una carta mm. che e... molto difficilmente cerchi di giocare a turno 5. Secondo ah, okay. me è più una carta che giochi turno 7, turno 8, dove se tappare una pick a card è meno costoso. Non so, ovviamente TF Fizz, cioè, ci immaginiamo quello Shell, ma può anche andare in un mazzo tipo TF, TF Ezreal, robe simili. Mm. E secondo me è una carta che è decente. Secondo me, non so se avete provato a giocare voi Ezreal, Bilgewater in questa patch, ma è una delle cose più deprimenti che possono esistere, perché. L'avversario gioca un minion con delle stat umane decenti, un drop a 5 qualsiasi, voi dovete dare l'anima al diavolo per poterlo uccidere, magari con questa carta no, non dovete dare l'anima al diavolo. Oppure... con quell'archetipo, Ma... si giocava Ma... anche invece Rex... È Diego invece che al diavolo, visto che è rovina Rex. <ride> esatto. Sì, rimaniamo all'interno. Allora... All però di quella che tipo si giocava Rex anche come end level up di una partita un po' sfortunata di Ezreal dove ti sei magari trovato a non avercelo pronto con Rex locali e Zed è evoluto istantaneamente è ovvio questo qui arriva molto prima arriva eh, almeno, almeno uno o due turni prima lo fai e eh, eh, non è nemmeno il di dover pingare il Nexus all'avversario che poteva essere difficile in quel mazzo lì perché magari non giochi i, i botti a zero perché non puoi permettertelo non, non c'hai carte eh, è interessante, secondo me qualcuno la fa workare questa carta Bulata. io dico solo che ringrazio che hanno ne fatto rovistare probabilmente perché sapevano che stava per uscire questa carta, altrimenti TF Fizz secondo me diventava una roba abominevole con questo Rex cioè perché gli trovavi quel drop a 6 cioè il, il problema di TF è Fizz e che sempre ha avuto poi se non chiudeva subito, se non riusciva a evolvere TF poi aveva proprio quel punto debole l'unico punto debole che poi uh, se poi magari gli metti Big Board magari non sempre riusciva a a, a vincere, soprattutto poi post-nerf uh, ora che è anche molto più difficile evolvere TF però pescare 5 carte in un turno con quel mazzo è una cazzata e anche 4 ci ricevi tranquillamente a T6 eh, se pensare che fare tu praticamente facevi provvistare e pescavi tre carte uh, più la quarta che pescavi nel turno, già l'avevi attivata a quattro senza, senza con, praticamente tu sei mana, facevi quattro sbarramenti mettevi un 3-3 e eh, eh, mica cazzi Comunque, Però... secondo me la carta è buona. Non è OP. All'inizio pensavo fosse più forte, poi oh, ci che... ho pensato su non è così forte perché non ci sono archetipi che secondo me la sfruttano ora come ora in, nel, in un modo eccezionale. E arrivati a T7, magari anche, non lo so, quello che mi viene più in mente, diciamo TF Fizz, uh, che secondo me comunque può vederla giocata anche in 1-2 per, oppure come si chiama TFG, eh, TFGP si può provare a inserire quella versione nuova che gira anche tipo lo slot boh a card, robe strane l'ho vista un po' in giro in Master sti oh, giorni non è male però non lo so ora come ora non ci sono archetipi proprio che la rendono fortissima in futuro può diventare pericolosa perché sappiamo che comunque quando vanno a rompere il power play, le pescate spesso e volentieri ci, ci stanno di mezzo quindi Uh, occhio al futuro, ora come ora, così così. Ah, eh, l'altra cosa che volevo dire è che il problema un altro problema di PNZ Bilge Water, cioè, secondo me, poi in TF Fizz è sopravvalutata come carta. Ma l'altro problema che ha Zero il Bilge Water è che va indietro di tempo molto facilmente. Se tu, per esempio, fai time trick, più questa, anche a turno 6, turno 5, fai 4 danni, giochi un 3-3. Quindi puoi avere tempo swing simili al mazzo rotto che gioca Flock quindi puoi più giustificare il PNZ quindi secondo me anche per quello non è male ora allora, io secondo me sta carta è una delle più forti di espansione sono convinto che, che, che si giocherà in cioè Piltover uh, billage e secondo me si giocheranno pure i come si chiamano i slot bots quelli eh sì, ah, è che è quello che hanno buffato secondo me quella lì è, è dormiente secondo me quella è una carta forte dormiente e con questa carta la, la tirano fuori. Io, cioè io lo proverò sicuramente. Sto mazzo mi ispira tantissimo. E se poi non gira, ci rimango male. No, ma secondo me ha del potenziale. Qualcuno la rompe sta carta. In qualche modo, molto più facile. Ho già letto in chat anche solo. Non è difficile. Asso del biliardo il turno prima. Tutte le setup. L'avversario eh. la annusa. Però d'altronde puoi annusarla quanto vuoi. Cosa fai? E non no, metti i pezzi board. Eh, cioè è pericolosa comunque ho giocato a guarda con slotbot però sono in circa 80 lp <ride> ah, per eh. vabbè vabbè ma non, non, non eri ancora pronto non esatto, ma... c'era rex in rovina era guarda il problema non esatto bot. esatto era guarda era non che è non hai beccato i pirate ok passiamo a Demasia. passiamo a demacia, passiamo a demacia. Uh -huh. eh, pacchettino in rovina anche questo però per i draghi, ci credono tantissimo nei draghi ormai, il primo è la Cadrega, però è rovina e quindi è diventato più scarico. Comunque sta rovina non fa bene ai pezzi, è tutti più fiacchi. E... Sei mana, 6 mana, 6-6, ovviamente drago, furia. Gioca, conferisci sfidante a un campione o un drago alleato guardia del Dragon in rovina 3 mana 2 4 quando un alleato con furia uccide un'unità conferisci un ulteriore più uno più uno. 1 inizio su the mass vai 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 su uh, il 6 6 è grosso è un 6 6 con furia turno 6 e in curva con tipo Tivana. gare no anche fuse firebrand non sarebbe male però mi sembra un po' troppo fair come stile di gioco e non so se l'archetipo che vogliono pushare sia questo Viego Draghi, ma non riesco proprio a immaginarlo come funziona. Cioè, un po' mi sembra utopico. Quindi, E poi Masse i drop assai forti di A. si tratta di bold prima di tutti. Eh, secondo me poi sono buona 1x2 per, per i certi mazzi Draghi perché comunque vuole attivare il 3-2 Challenger, quindi vuoi una densità di Draghi importante. Quindi eh, eh, si salva per quello secondo me, altrimenti queste curve mirabolanti non le vedo troppo forti. La carta, il, tre, il drop a 3 invece compete con la ramp protogé. Secondo me nel, in, nel mazzo con Shadow wise, dato che ha pezzi con fiori che costano poco, può dire molto la sua. Magari in Demassia che vuole più combattere per il board invece che fare cheese... Preferisci il protogé per fightare sul bordo, dato che quando giochi di masse Draghi, soprattutto con Targon, fatichi eh, a sopravvivere. I due turni 2 e 3 sono abbastanza deboli, mentre vedo che quello con Isole Ombra ha turni 2 molto più forti. Quindi sta bene nel mazzo Isole Ombra Draghi, che non so quanto sarà forti, mentre quello con Targon credo che preferisci il ProtoG. Allora, Cadragrin uh, non, non mi fa impazzire. C è è buono in tempo. C'è una carta che comunque fa qualcosa. È con con sé se sei con Furia. T6, il mazzo draghi non l'ha mai avuto. Quindi questo magari gli può dare una spintina in più. Anche se io pensavo a una curva di Demasia, comunque a T4 Vescivana e a T5 facevi il drago 4-5 che già aveva il challenger, quindi vai a dare un altro challenger che non so a volte quanto può essere utile. Magari un po', però comunque stai spendendo 6 mana, non, non lo so, secondo me è un po' lentina. Uh, però sì, come ha detto Broken, magari in uno per in due per, anche solo per fittare un po' il mazzo di draghi in più... Uh, aiutare un pochettino anche quella versione un po più snella che si giocava con Zue poteva essere un po più carino piuttosto che quella pesante perché già l'abbiamo di draghi pesanti aurelion sole il 7-7 quindi si può provare non mi fa impazzire però comunque è una buona carta cioè, ok la... invece la guardia del drago secondo me è fortissima Cioè, secondo me è proprio, proprio forte perché ti costringe allora, par a parte che se ci sono quei casi e ci sono, perché diciamo, c'è quella combinazione perché sono tre carte che cerchi al mulligan e che tieni al mulligan. Ovvero mm -hmm. la guardia, il, ovviamente l'elefantino e Shivana. Che se vedi tutte e tre insieme, cioè metti sta Shivana gigante attorno a turno 4, e voglio vedere come cazzo ti devono rispondere. Soprattutto nel meta attuale, eh, ovvio è una cosa che devi uscire, ma esce, cioè pure che esce. 5-10 game su 100 è tanto perché 9 volte su 10 poi quando esce non ti trovano la risposta. Comunque in generale, anche giocato un po' fuori tempo, pure che giochi questa, poi Shivana, questa, poi il Drago 4-5, il, il Drago 4-5 nel turno di difesa, e poi giochi questa anche per fare board, e ti lasci aperto lo spell mana Cioè, è forte questa carta. Secondo me, nei mazzi draghi, è proprio forte. Eh, a me piace un sacco. Dai più 2 più 2, non più 1 più 1, cioè, una, è una roba assurda. Secondo me è fortissimo. Sono una mezza via tra loro due. io Nel senso che il drop a 6. È finalmente, tra virgolette, il drop a 6 per il mazzo draghi. Perché demasi ha dei drop a 6 della Madonna, cioè Genevive e Sitria. Però non avevo altro passato nel mazzo draghi, non potevi giocare Genevive perché eh, non serve a niente eh, in draghi. Sitria era decent, ma il mazzo draghi non vuole smorcare di per sé. È un mazzo che vuole tenere board semplicemente. e Sitria è, è più quasi per chiudere, quindi in archetipi più veloci. Cadriglini in rovina poteva essere un buon compromesso, ma gli hanno dato un effetto veramente brutto. Perché il drago a 5 che giochi in curva con lui mm -hmm. è, ha già Challenger. Uh, è un peccato solo per quello, però il fatto che adesso ci sia lui magari potrebbe dire che a 5 andiamo a giocare il Fused Firebrand, non lo so, citeremo il dubbio per il semplice fatto che Draghi è ingiocabile, perché stra-mega-giga-ultra-perde da Lurk. Eh, non può giocare Draghi al momento, è veramente impossibile quando l'avversario a Dumana ti mette un 5-1, tu con Draghi cosa puoi fare? Assolutamente niente, quindi ci terremo il dubbio. Guarda, guardia del Drago in rovina, ah, come ha detto Broken, vogliono magari pushare questo archetipo Isole Ombra De Massia Draghi Viego che cioè, è fantascienza per quanto mi riguarda, non ha proprio dei supporti di alcun tipo. Eh, però la Guardia è una carta interessante, come ha detto Burata, a parte la co il coefficiente di Hyrule che ha come carta, che è intrinseco e buono, perché in curva lei ci metti Shivana, e anche, solo, anche se non hai l'elefantino, Shivana mena E lo lascerà passare a maggior ragione per non darti in pasto un più 2 più 2, e non può farlo sempre questa cosa, cioè prima o poi dovrà accettare la questione. Fatto sta che, eh, come ha detto Broken, è più forte Lorant, molto probabilmente. Perché è un 2-4 e quindi entra, trade da qualsiasi cosa ti abbia messo in campo prima l'avversario. A sua volta non è un Fierson Blocker, la Guardia dei Draghi Rovina, le stesse stats del Lorant che fanno schifo come stats. Ma sono buone sul Lorant perché ha Challenger e quindi va a fare un 2x1 in due turni praticamente. Non lo so, sono delle carte un po' confuse. È bello che ci sia il Drago a 6, ma... Non so se giustifica togliere il drago più forte di tutti il 4-5 Challenger per mettere il Fused Firebrand che è sì, buono, però non è. Ho i miei dubbi, ecco. Allora, io vabbè, non sono le carte di Demacia che mi piacciono in generale, queste qua. E... Vabbè, io non, 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 ci, non, non ci credo ai draghi, manco quando i draghi si giocano. Cioè, nel senso, eh, mi, i draghi mi sembrano. Antimeta, però cioè, non, non hanno un loro obiettivo, capito? Quindi, cioè, mh, boh, li giochi se mettere quei ciccioni eh, rende difficile per l'avversario eh, la partita, ma in realtà non si, mai, no, non si sono comunque quasi mai giocati. L'ultimo periodo i draghi hanno visto gioco. Secondo me, perché Furia era un buon counter a, ad Azir, in realtà erano anche deboli contro Azir, vedi? Sì, però. Era, era un buon. Po vabbè, poi dipende che, come lo giochi, però. Era un buon modo per. diciamo. almeno equalizzare il matchup. Eh, cioè, ad esempio, io ho creato. giocato Shivana Zoe. E eh, Shivana Zoe eh, lo batteva Zirelia eh, sì. per, perché non hai quelle carte inutili grosse che arrivano tardi. Che contro Zirelia te le tieni in mani inutili, eh, hai soltanto i pezzi effettivamente forti. Perché tipo Shivana è fortissima contro contro Zirelia però adesso è nerfato Zirelia quindi devi trovare qualcun altro da bullizzare per giustificare il, il fatto di giocare i draghi e non, non lo so se lo, se lo troviamo e... boh boh e poi Kadrekin è cioè paradossalmente se dovessi pensare a un pezzo da giocare prima di Kadrekin, di Garen ma che c'entra Garen con eh, no. Kadrekin? ehm Magari eh, piace a titria, esatto. eh, capito. Cioè, Amazon, gara gara Cidria. sia Sidria è forte quindi, eh, boh, boh, non lo so. Non lo so, eh, oh. vedremo. Magari funziona. Sto draghi isole ombra, e allora alla ci sta questo perché hai pochi draghi, non c'hai quelli di Targon, e quindi, eh, sì. effettivamente, questi fanno numero. Avino ah, a... cioè, non è che fa schifo come carta, però, non è il motivo no, è solo... per cui giocheresti. La... E eh, secondo poter me, poter manco l'altro, fare... cioè eh c'è proprio questa dualità nel, nella, nel drop a 3 perché il problema dei draghi De master targon è che dal turno 1 al turno 3 te soffri per design quindi sì. hanno fatto questa carta che è più un cioè tu vai a fare in più su quello che sei già forte mentre di solito tu dal turno, 2, dal turno 1 al turno 3 cerchi di sopravvivere, quindi giochi proto e tu giochi zoe, quindi è una carta fatta per quello gioca in quella dualità va bene Andiamo avanti, tocca a un altro colpito dalla Mist qui. Eh, lo Scambio Bot Difettoso. Eh, è una sola carta in realtà quella di build over però eh, qua vediamo anche l'animazione dell'abilità che va in pila. Eh, 4 mana, 4-3, scambia le mie statistiche con quelle di un'altra unità. Che può essere amica o nemica. L'abilità, ovviamente, va in pila, quindi si può rispondere a questa cosa. Eh, Bulat. Che ne pensi del, del difettoso? A me non piace. Cioè, ok, un drop. Vabbè, anche qua il, il 4 mana non è perché un drop a 4, ma appunto perché tu la vuoi giocare anche verso T8 quando l'avversario ti gioca un pezzo ciccione o anche a T6, magari. E tu diciamo la giochi ti avanza il mana anche per fare altro. Il problema è che comunque a parte che gli stai dando 4-3 che a meno che non lo stai facendo contro Farron o comunque carte cacchionese so, tipo il Drago 4-5. Non è che Dici, vabbè, gli stai dando il 2-2, 4-3 comunque è... è accettabile nel senso. No, 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 non cambia la partita, però è accettabile. Ma poi il fatto che puoi rispondere cambia tutto, cioè, fosse stato che non si poteva rispondere, parlavamo su un'altra carta. Ovviamente è facile che è un mazzo che giochi, cioè alla fine quali sono i mazzi, quali sono le carte su cui vuoi attivare questo effetto. Sulla Runner sarebbe fortissimo, ma non lo puoi attivare, quindi che cosa fai? O gli vuoi solo togliere Spell Shield? Va bene. Uh, lo vuoi fare su Farron in... contro Ed's però Ed's a T8, T9, a parte che Farron non è che gli, push... cioè, gli serva, puoi più fare tanti danni a lui, quanto più a... A... alle asce che, che ti dà. Uh, ma poi a prescindere magari ora si trova anche facilmente modo di rispondere quindi non lo so a me proprio non piace oppure lo fai su un pezzo cioè non lo puoi fare su Nasus poi non ci sono grossi, pezzi grossi che si giocano su Uneterra cioè non, non lo so non, non mi piace proprio cioè su Sejuani oh, possiamo chiarire ah, un so. attimo questa cosa cioè che succede con Nasus che eh, lui diventa un 2-2 e Nasus diventa più grosso di, di più 2 più 1 perché Nasus solo 2-2 diventa sì Nasus è un 2-2 con un effetto che lo buffa costantemente dove è lui. Okay. E invece, sui Wendur che si buffano quando entrano in gioco, scambi effettivamente le stat dei The con All quelli di scambio. è grosso quanto Nasus. Però eh, secondo no. me però, per... lui anche lui dovrebbe diventare, cioè. Lui dovrebbe prendere il buff in quel momento Nasus, ma Nasus non lo perde. È così ah, per Sivir. Sì. Sì. Che se gli che non lo perde, esatto, no. però lui comunque rimane più piccolo di Nasus sì, perché sì. gli dà il suo 4-3 nativo. Sì, sì, sì. sì. Mm, sì, probabilmente sì. Allora non diventa un 2-2 contro Nasus. No, ma bruttissima questa carta. Proprio... Questa carta è Hyper, non so. L'ho detto anche la scorsa review. Che Piltover l'ho detto anche appena sono arrivato. Piltover. Se avete mai provato a giocare Piltover Isole Ombra, Piltover Bridgewater Bridge le unità grosse Vi massacrano di botte. Perché saremo uguale efficiente. Termo Beam è una carta orrenda Che siamo obbligati a giocare perché è flessibile e quando la giochi ti senti male tipo in questo meta di giocarla per tre però non sei felice questa è una carta che anche contro per esempio ti ha... aiuta a risolvere una v o magari un farron o anche in un mazzo targon usi questa è una sorta di removal efficiente per Piltover. ha ovviamente il problema che va in pila però come due per eh, secondo me non è male eh, perché Piltover fa davvero tanta fatica a risolvere pezzi nel mid game. E qualunque sorta di aiuto ti aiuta. E se poi puoi, puoi bloccare un'unità, puoi ucciderla con un Get Excited, eh, fa tanto. Perché ormai verso il turno 7, turno 8 inizia la race. Dove Piltover cerca di ucciderti con Burn. Se le tue unità adesso non possono distruggerti con overwhelm, Fearsome, Elusive o quello che è, ti aiuta nella race. E magari questo tizio inizia a picchiare lui. Quindi secondo me è una carta ottima che va a fissare delle debolezze che ha Piltover. Ovviamente non è... è fatta un po' per essere inefficiente perché Piltover deve fare fatica a uccidere robe grosse in modo efficiente, però aiuta a colmare una debolezza che Piltover ha. Per esempio. Citando, citando un vecchio amico, ha cioè un pavimento molto basso e un soffitto molto alto. <ride> e io proprio di questo volevo parlare perché... Uh, non la vedo uh, defining se vogliamo nel suo genere come dice Broken Ball, ma io so solo che questo genere di effetti in mille altri giochi di carte strategici lo stat swapping è fortissimo. È sempre stato giocato, si è sempre trovato un modo per renderlo worth. Non adesso, magari, non in questo meta, non domani in quel mazzo top tier, ma dopodomani questa carta è giocata, sicuro. Io vi dico solo, ragazzi, che il vostro avversario vi fa FTR a costo 12, voi gli fate scambio bot difettoso e l'avversario non vi può attaccare. Letteralmente. Lui ti no. fa FTR, tu gli fai scambio bot su Trinda. Trinda diventa un 4-3, il tuo bot diventa un 10-10, c'è Trando il 10-10 che non può attaccare. È una giocata megalitica, d'accordo? E questo è solamente un esempio. È proprio un effetto forte. L'hanno fatto debolissimo, l'hanno fatto che sta sotto gli spari, l'hanno fatto interrompibile che va in pila. Ovviamente l'effetto non l'abbiamo spiegato, ma si interrompe se Scambio bot muore. Se durante lo swap di stats, le stats di scambio bot spariscono perché lui muore, l'effetto fizzla e non funziona. Eh, L'hanno fatto più debole che possono perché, secondo me, lo sanno che sta cosa è forte. È forte, forte, forte. È pericoloso e... in Piltover. Molto pericoloso. E poi in Piltover, esatto, è come hai detto tu, per design fa fatica a buttare giù i pezzi grossi efficientemente. Perché quelli che hanno tre o meno di vita li butta giù molto facilmente. Invece è, è proprio interessante. È nella regione giusta ed è peculiare come carta. È proprio un punto di domanda. Perché dipende dal meta. Il fatto che esista da un out in più a Piltover, secondo me. Io sono d'accordo. Cioè, secondo me è una carta forte eh, che aiuta le debolezze della regione saluta eh, grazie, eh, cioè, contro Demasi. Ad esempio, è quasi sempre wart, cioè Tu lo giochi, cioè, lui fa Siria, tu lo giochi e gli hai creato una situazione di fastidio nell'attacco. Eh, oltre, ovviamente le fantacose. Se tu appunto dici FTR Nautilus, eh, mh, vabbè, però per dirti anche che ne so, eh, la barca di le Leviathan tu lo sul su Leviatano. Sì. E poi lo ammazzo. Cioè, ehm, mi sembra mh, spesso forte. E 3 di vita, ok, si può uccidere, ma non è che sia proprio così banale da ammazzare. Eh, sto, sto tizio a 3 di vita. Cioè, se non giochi contro un altro build over, boh. Solo Demasi eh, e Built uccidono facilmente, sì. in pratica. Sì, sì, però eh. sai che c'è che demasia ha. Cioè, tendenzialmente quando, lui, tu lo vorresti giocare quando lui ti fa il pezzo grosso, quando lui ti fa il pezzo grosso non è neanche detto che abbia il mana per poi contestare, capito? Quindi... Mh, non fare finta che single combat costi più di due mana, media lo sappiamo. No, no, tutti. ok, ok, beh, però dipende beh... giocare in curva, scusa. Il mana non si banca, ah, giusto, è vero, ah, scusate. Eh, Ma media non banca mai, media è cioè, sempre da 1 a 6. Se hai bancato sempre. mana è perché hai mulligato male, capito? cioè eh, esatto, esatto, lo mi, <ride> eh, boh, mi sembra comunque una bella carta. Tra l'altro, eh, procca anche il tick di, di Ezreal perché è bersaglia, certo. eh, quindi in Ezreal Draven magari può anche servire. Anche se Ezreal Draven ce l'ha qualche soluzione per la gente gigante, però comunque secondo me non è un, una carta. Cioè, secondo me uno per, due per. In Ezreal Draven potresti anche vederlo. Eh, boh, mi piace, mi piace una carta molto molto carino. Perché su rexai lo fai piangere come ti giocano rexai mamma, mamma mia molto brutto su già 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 andiamo da targon che è un povero piccolissimo ibice spaventato guardalo c'è cioè, ma chi io dire a bambi umana um, 1-2 quando riceve supporto fornisci a se stesso e all'alleato di supporto più 1 più 1 per questo turno Okay. Vabbè, parto io con Targon. Grazie. Per dire che Targon questo meta non esiste, e per diretta conseguenza, non gli hanno dato carte. <ride> hanno fatto bene. Vabbè, la scorsa Champion expansion è stata eh, a Felios, Quindi lo sappiamo tutti. Perciò eh, ci sta che questa ne abbia poche. Ma fa pure schifo. Eh, il discorso di prima Se a 5 ci sono tanti drop. Figuratevi a uno, ragazzi. Letteralmente con qualsiasi cosa accoppiate Targon, specialmente l'archetipo. Che sarebbe quello di Tari, quello dei supporti, ha sicuramente la regione in cui l'ha accoppiata un drop a uno molto migliore. Non, non c'è proprio niente da dire che sia Noxus, che sia Demasia, che sia Shurima. Peraltro, Targon di solito tu la vai ad accoppiare con queste fazioni qua, perché Targon dov'è che è debole in board? È forte a fare tutto il resto. Di conseguenza, tu la accoppi con Demasia per fare l'archetipo draghi, la accoppi con Piltover per avere le rimozioni e i drop efficienti. E, cioè non vuoi mettere i pezzi di Targon proprio perché ti esce fuori un umana 1-2 che si potenzia quando viene supportato. È proprio brutto secondo me. Non, non si gioca nemmeno nel suo archetipo. C'è la Flower Child, eh, l'1-2 di Ionia quando viene eh, supportato, che non è nemmeno fino alla fine per tur del turno, ma permanentemente prende più 2 di attacco che è infinitamente meglio. È troppo debole questo 1-2. Bulat, da quello che ho capito go next. Sì, no, concordo in tutto con console. Cioè, alla fine, ma poi il mazzo supporto ha preso tutta un'altra direzione che non è quella di andare a buffare il pezzo 1-1, ma quello poi di andare a buffare pezzi tipo uh, Jarvan, il 4-5, magari un protege che hai giocato a T3, cioè pezzi che sono attivi in board, Lei, cioè, ok, magari te la buffi pure, la rendi, ti dà più, nel migliore dei casi, più 2-2 a lei, più 2-2 al tuo alleato supportato, però poi non è che ha fatto niente in board, cioè, sta là. Va molto semplicemente Targon con questa cover vuole essere un mazzo Targon support e Targon support è o Ionia o Demacia in Ionia secondo me è forte perché vuoi ridondanza sui drop a 1 il problema di supporto Ionia è che è un mazzo inutile perché non hai modo di usare del support non hai rally non hai nulla con overworm cioè è proprio un mazzo orrendo che non, non esisterà mai non esiste ora e non succederà mai in The Mass. Invece, come ha detto Vulat, eh, il mazzo The Mass e support con Targo non ha preso, eh, preso un'altra direzione. è quella di abusare la interazione Jarvan, eh, Taric, Golden Ages. Quindi vuoi pezzi più forti nel mid game. Non avere un turno, 2, turno, 3 forte con questo. Quindi spingo il support in una direzione che non vuole andare. La carta di per sé non è male, però è più forte in Ionia. Il supporta Ionia ha problemi di design. È avere colore viola e con le rose insieme in un archetipo operativo, Ok, io, io in realtà, cioè non so se poi si giocherà. però nel, attualmente Targon Demacia gioca soltanto il, il Falchetto come drop a 1. Quindi se c'è un meta aggressivo, secondo me, questo è il secondo drop a 1 che metti. Eh, cioè secondo me è meglio questo di. Boh, qualsiasi altro drop a uno di Demasia. Che alla fine sarebbe un 2-2 senza effetto. Vi e... dico: io ci gioco, ho fatto un bel po' di partite con Garen Garantarik. Io ci gioco la 2-2. Che se beholdi un Elite ti dà il challenger. Perché il challenger è veramente forte in combinazione con Tarik. Sia che lo dai a Tarik, che tu avere un challenger in board con Tarik. Non hai tanti elite, non ha tanta consistenza con la 2-2. Ma la peggio per un mano è un 2-2. Che in un metodo dove l'Erc ti mena, Pirate ti mena è meglio del libice spaventato. Eh, cioè, un 1-2 non è un drop che ti aiuta contro Hard 1-2, l'abbiamo già provato tante volte. Ma 1-2 per un drop 1 è una stat inutile, cioè, non fa nulla letteralmente. Vabbè, vabbè, tra lavare il 2-1, eh, i pezzi, insomma, piccolini di, di inizio, e in realtà potrebbe magari permetterti di giocare il cuoco come drop a 2, che ti aiuta ad avere un support in più per il drop a 5 eventualmente. Poi puoi anche rimanere senza se drop a 1. Io non so, perché scusa, quali altri elite giochi a parte il campione? Cioè, giochi il Jarvan barra Garen e poi gioco il 4 mana 4-4, che quando ci diventa un 5-5-Tough. E poi. Eh, io gioco una versione strana Infatti, okay, io non okay. gioco una versione supporto, io non gioco la 4.5 con questo 5. Ah, gioco la 4-5, ok. No, Vabbè, è, è, è proprio c'è solo Tarik okay. come supporto, anche il mazzo. E appunto è proprio la direzione che dice, bro, che è un mazzo che vuole solo abusare della Golden Aegis, non, non fregati nient'altro. Sì, sì, sì. E quando ti entra che hai il mana in più per dare Challenger a un pezzo, metti un Challenger in più in board, che è forte. E quando non ti entra, ah, cioè, chi se ne frega. Magari se sono contro un mazzo dove posso, voglio abusare del Challenger, me la tengo anche in mano, la 2-2. Se sono contro Pirate metto il bloccante, ovviamente, non, sì. non ci penso due volte. Secondo me, questa è appena una carta che ti fa pensare a come gioca il supporto, perché... È più un tot experiment perché anche con la curva lì con il ha dei problemi lampanti. Solo in terra cioè se te vai un botto sotto di risorse, l'avversario ti fa passare l'attacco e ti rendi conto di avere dei drop inutili il turno dopo quando sei in difesa. Se sì, esatto. non è proprio ha problemi nell'archetipo in cui vuole andare, e è quella più roba. Un tot Raga, fino per questo turno, ma se tipo lui se lo teneva per sempre, era una buona carta perché non c'era più questo cioè, problema? Che poi parlavamo era. di tutt'altra carta. Ovviamente si sì, sì. era per sempre. Cioè, ma no, ma magari magari solo politica. su di sé. Non anche sull'altro, d'accordo? Parlavamo comunque di tutt'altra carta. Cioè, no, se... Non capisco, però, non sarebbe stata broken. Secondo me, era eh, buona. Eh, eh sì, no, sì, Risolvi il, il problema dell'early game. Risolvi il problema dell'early game di quel mazzo. Diventa un'altra cosa. Nel senso, cioè, inizia a giocare a parlare con delle carte forti no, no, no. Cagate, vai. no vai, infatti vai, ha ragione andiamo. però il discorso che ragazzi sembra <ride> che abbiano paura a rendere sbroccato l'archetipo support cioè, mamma mia davvero sì, possiamo senso... dire di non preoccuparsi questo sicuramente eh, eh, esatto, mandiamogli cioè, diciamo, una lettera non, allora... non è sbroccato allora, a me continuano a stava... rollare il ladder con Lulu Jinx e non sono felice quindi Anche... mamma mia, <ride> è io veramente cioè, io non capisco chi... Cioè, quello che l'ha pens... detto adesso metto Lulu e Jinx insieme. Sì, cioè. Per giocare la combo di Flame Chomper con Lulu. No, ma io ho detto, Mamma quando Lulu sarà forte e voi rimpiangerete. Quando ho visto il buff. ho detto, oh, questo non doveva succedere. Vabbè, dai, <ride> no, adesso non è <ride> vabbè, che Lulu vabbè. Jinx sia questa, questa ira di Dio. Oh, oh, C'è gente oh. che ci grinda eh? Top nah, sì, ma ce fate, due. fate pure, cioè, nel senso... Io odio Lulu, a prescindere, non allora, triste, è che... esatto. E lì e Jinx. Vengo ai rollotto entrambe <ride> È il tuo target. Io odio Jinx e odio Lullo. Puoi yeah. capire quali sono i miei sentimenti per Lullo e Jinx? Sì. <ride> Vabbè, ma sarà un amico è di, un di, po di po Brogan che l'ha creato sto mazzo, allora. Cioè. La sua Nemesis. Una carta seria nello screen. Cosa? Una carta seria nello schermo in questo momento. <ride> oh, è vero, parliamo di Al questo. Un gruppo disperso. Non avevo capito che non era solo lui, ma era tutto il gruppo di... Di questi aggeggi, ok. Ma dove il gruppo? Eh, no. Se tu allarghi l'immagine, ci sono. Uno, uno se l'è bevuto la mista Porello. Quello non lo ripiamo più. Gli altri, invece, <ride> sembrano ancora recuperabili. E... Mana, 5, 6 mana, sì. 5-6 di Ionia. Armonia gioca, pesca un incantesimo lento, veloce o con raffica Illuminato. Ovvero, quando hai 10 mana, è elusivo. Ah. Partiamo a Broken. Che... A quanto pare è molto positivo. È una carta seria proprio. I mazzi, Karma in questo momento, eh, hanno un gigantesco vuoto totale dal turno 5 al turno 9. Tipo Karma Ezra, in questo momento, se è giocato bene, cioè Agro riesce ad outvaliare Karma Ezra perché si è obbligato a giocare removal in modo inefficiente. Non puoi attivare e of the Dragon bene. Quindi, se poi giochi questa carta, turno 6, hai un bloccante serio. Poi Tutor arti di Meditation o Time Trick, quindi il problema di Vali un po' risolto. E poi bloccare ruin runner senza doverci buttare 33 spell sopra, cioè, da un, un minion uh, consistente i mazzi a Ionio, basati sulle spell, è una cosa molto importante. E ovviamente ti pesca una carta. E quando arrivi al turno 10, diventa una finisher lui stesso. Cioè, è proprio una carta fatta per fare in modo che i mazzi karma traggano l'interno attuale perché davvero se giocate Karma al momento notate il vuoto cosmico nel mid game. Quindi ottima carta secondo me, proprio. non è OP perché le debolezze di Ionia rimangono, ma tiene, Aion... tiene l'identità di Ionia viva e lo mette in pari con il metodo attuale. Quindi possiamo, possiamo dire ai giocatori control di essere contenti perché uscì una bella carta. Sì, potete giocare eh. in Minion <ride> per, la per la prima è volta in tanto tempo. Incredibile, <ride> esatto. Anche a me piace molto. Anche a me piace molto perché hai ah, anzitutto un tutore. E i tutori sono la cosa più bella che esista nei giochi di carte. Perché danno consistenza alle giocate. E Non è che per arrivare a turno 10 e non avere eh, quella spell lenta che ti fa chiudere la partita. Perché l'hai tutorata. La giochi in due copie, giochi tre per di gruppo disperso e il tuo mazzo ha una quadra tutta diversa. Non so che mazzo stai giocando. Avevo ah, fatto l'esempio dell'FTR Mina che non era un mazzo fenomenale, però in formato competitivo si è giocato, e anche abbastanza in certi tornei, che era un fray lord di Ognia che chiudeva con FTR e giocava a Mina eh, a turno 9 per tenere sotto controllo la board. E li ringrazio per tutte le win che mi hanno regalato in torneo. Va bene, però comunque si è, si è giocato per un buon motivo. E già solo in quel mazzo l'unica spellenta del mazzo è FTR. E questo qua ti può fare da tutore. È molto forte per quello che ha detto Broken, ti riempie il mid game, ti fa da peschino, in late game mena per 5 danni elusivi, quindi non è, non è per niente male. E tra l'altro per chi aveva il dubbio su come funzionasse questa carta, voi la giocate, vi appare una scelta a tre dove gli devi dire lento, veloce o raffica, e quello che scegli lui te lo pesca. Non è a caso, non è una di tutte e tre, è una tra quelle tre, ma scegliete voi che tipologia di spell è. Non lo vede. Cosa? No, la, versione la versione non, non lo vede. Eh, però... la versione non lo sa giusto. E tipo per fare Ruination per esempio. Esatto, infatti. Anche in questo Karma... la velocità di cui non hai più spell nel mazzo perché altrimenti. <ride> esatto, eh, perché anche lui, il vostro pezzo non lo sa se ce l'avete nel mazzo. Poi vi posso dire che in inglese si chiama Scattered Pod e quindi lo chiameremo Pog questo personaggio. Mm -hmm. e ci piacerà su Twitch. Ma basta, per il resto è una carta. Ok. Eh, non, non dico che domani ogni è meta per questa carta. Ma è bello che esistano delle carte come questa. Bulat? Concordo parecchio con Broken. Questa cioè, carta, poi, secondo me, non è fenomenale. Però il fatto è che, appunto, karma proprio soffriva la mancanza di, di cioè proprio di, di pezzi che arrivavano a T5, T6, T7. Questa aiuta, fa quello che deve fare un, anche un bombo di stats difensivo quindi, boh, sì, secondo me è una buona carta, poi il fatto che abbia anche lu cioè illuminato l'usivo è una cosa in più, così anche se la peschi magari a T10 viene un po' premiato uh, è una carta ok non, non, è è, non, sì, non, non è OP però ci, ci sta aiuta aiuta, aiuta l'archetipo sicuramente poi il fatto anche armonia, non ce lo dimentichiamo quindi come se costasse 5 o magari ci permette di, di non mancare il mana a volte, cioè tutti e tre. Mana, non è una cosa da niente. Comunque ci, ci sta. C'è cioè, un buon drop a 6. Assolutamente forza, Karma. Giocate. Karma. Mi raccomando, questa carta vi aiuterà tantissimo. The, the mass, <ride> mm. <Era tantissimo ride> mi, man quando... mi manca Karma in mela. Ve la grapperò di Open eh. con Jarman ed e ve la paglio trado. <ride> Va bene, eh, abbiamo finito le regioni sfigatelle. Sono rimaste quelle due invece, che hanno avuto il campione e vamos. Iniziamo, iniziamo con il protagonista dell'espansione. Direi: ovvero con il Vabbè. signor Diego. te spiego, Diego, allora, campione di Isole Ombra 5 Mana, Temibile, ogni turno la prima volta che un alleato muore evoca una nebbia invadente quando ha visto morire alleati con un totale di potere pari a 20 o più si evolve la nebbia invadente è un umano 1-1 effimera, non mendecabile che quando viene evocata conferisce più 1-1 uno più uno a tutte le altre nebbie invadenti e a tutti i viego viego evoluto 6-5 ovviamente prende più 1 più 1. Ogni turno, la prima volta che unità muore, pesca una nebbia: pesca, ah no, evoca. Oddio, ho letto. pesca Ho detto: no, non se sbagliato di no. E, <ride> evoca una nebbia invadente, all'inizio del turno, ruba il nemico più forte per questo turno. Se è un campione, invece, uccidilo. Ruba, che significa che prendi il suo pezzo più forte e diventa tuo. Farci quello che ti pare. Ci attacchi, ci blocchi, non te lo sacrifichi. Eh? Se alla fine del turno è ancora vivo, torna di là. Se il campione, secondo me, hanno visto che avrebbe creato situazioni particolari che non volevano generare, quindi ho detto, in quel caso, lo schioppa direttamente. Bulat. Eh, vabbè, io sono una bimba di Viego, quindi su LOL, quindi poi il champion mi piace per forza anche su Rune Terra. Però Viego, secondo me, è una carta un po' borderline, nel senso, secondo me non è fortissimo, perché, vedere. 20, 20 punti d'attacco è tanto, ci vogliono almeno, ma proprio se, se è andata bene, due turni d'attacco, se ci è andata bene. Uh, altri, poi l'avversario non lo deve rimuovere, se è un aggro non deve chiudere, cioè, comunque una carta molto lenta, uh, molto difficile da sviluppare, ovviamente il payoff Vigo Voluto è, è fortissimo, cioè, è, proprio, è proprio forte. La meccanica delle nebbie non mi dispiace, come vedremo dopo ci sono anche altre carte di supporto, anche abbastanza carine, però secondo me non, non lo spinge così tanto a leggere troppo forte. Detto che è borderline perché 20 è tanto, fosse stato 15 cambiava tutto, magari. Uh, perché magari 20, cioè un po' come abbiamo visto Sivir no? 35 era una carta ok, 30 è diventata TRS. Cioè 5 fa tanto, 5 danni sono tanti, fanno tanto, cambiano tanto. E quindi, no, cioè, a me piace, piace l'interazione, piace quello che fa. Però, forse è un po' troppo lenta. Okay. ti si è bloccata so, la webcam stilo, in una maniera stilo, bellissima, bellissima. stiamo tutti sorridendo bellissima. perché è, è stupenda ragazzi, la voglio come foto sui social per Bulat, se va al prossimo EUM voglio che sia quel volto a qualificarci di okay. nuovo. Voi l'avete eliminato. Io mentre penso a Vico sono proprio così. Esatto. <ride> magnifico, io dico solo magnifico. Cioè, Wow. Le carte che sono uscite. Ma metto le mani avanti per tutte le carte di Isole Ombra che sono uscite di questa espansione sono magnifiche. E io adoro, è tipo l'espansione di carte control più bella da quando è uscito runeterra Terra. Poi Viego non è proprio strettamente control. È più tempo oriented perché comunque lui ha bisogno di avere una buona board. Ma non importa. È un control board centrico probabilmente. E quindi è un control che può funzionare su rune terra. Eh, quindi, mamma mia, lo adoro. Letteralmente, domani gioco solo Viego. Gioco sei ore in live solo Viego. Letteralmente, eh, non ho neanche voglia di commentarlo. È magnifico, Rogan. <ride> secondo me vabbè, io non gioco a LoL da quando è uscito Viego quindi non sono, non sono troppo ipato per lui da quel punto di vista però Ah, è anche il a... mio Main su LoL al momento e a differenza di loro due, due. per i video sono fighi, le animazioni che hanno fatto vedere e l'RPG mi piace però tornando alla carta secondo me il level up è tipo Zoe cioè quando succede hai vinto il game That's però that. non lo livellerai quasi mai ma il Viego, quindi parliamo del Viego livello 1 il Viego livello 1 è più un champion da beat down. Se sopravvive ti warpa la partita perché hai un pezzo grosso, con temibile che meno faccia, fa unicia un blocker quando ti muore qualcosa, ha un attaccante in più. Un paio di problemi che ci sono però col campione è uno, i mazzi che supporta naturalmente sono tipo l'Undying do e l'ephemeral, entrambi sono mazzi meme, quindi F sarebbe molto forte lì naturalmente. Però entrambi sono mazzarrendi, se non meme, e... oppure in Trash Nassos. Però in Trash Nassos entrambi i champion sono chi quindi non può nemmeno andare lì. Però secondo me come carta di base è abbastanza forte. Perché è un mid-range stat stick molto forte che ti fa beat down. Quindi, un modo di buildarci attorno, secondo me, si troverà. Anche perché poi vedremo una carta Il drop a 7. Mi piace molto. Sì. Perché è una top end molto forte. Cioè Viego, me, per esempio in Ender, credo che sia il mazzo più naturale dove farlo, renderlo competitivo, è una buona side win condition. Perché il drop a 7, il fatto che sia un drop a 7 è molto importante. Perché il drop a 7 è abbastanza nudo in ronterra. il drop a 8, il game quasi finisce. Perché arriva gente che eh, legge, uh, scendo in campo vinco il game. Quindi arrivare al turno a 7 è molto forte. Sì, secondo me la carta è forte però... Vai in mazzi un po' come mini. Vi dico la mia idea: Beh. lo giocate con le Wraith, quindi un, in un mazzo fedeltà, isole Ombra, è quasi solo isole Ombra, non dico un fiarso magro, qualcosa di un pochettino più lento, che a un certo punto ti mette le nebbie invadenti, che arrivano ad essere delle 4 4 delle 5 5 e hai le Wraith che sono almeno 4-5 d'attacco a loro volta. Secondo me, in questo meta, proprio, proprio Meta Wise è interessantissimo. È un sacco pericoloso. Puoi fare una cosa a tema misto. Tut Tutte mie. Sì, esatto. Ma, ma ironicamente, cioè, ma non volevo fare un cosplay stavolta, incredibilmente io. Però ci azzecca un sacco, secondo me, perché 20 di potere è tantissimo. Ho detto Bulat, Non è un cazzo facile evolverlo, Viego. Però se lo evolvi hai vinto. Quindi mettiamo le mani avanti, che tutti i champion che abbiamo detto sono difficili da evolvere, ma se li evolvi hai vinto. Vuoi o non vuoi sono giocati. Vedi Zoe, vedi Aurelion Sol. Hanno avuto il loro spot prima o poi. E a tutti gli effetti: quella volta che li evolvi, hai chiuso. Con le 20 di potere lo fai abbastanza easy, cioè, ma proprio fa facile, ci metti poco, basta la partita, va avanti e lo fai in un attimo. Ah, secondo me, eh, Viego invece, io lo vedo più ignorante di quello che... Cioè, io vi vedo tutti un po' fanta, io invece, cioè, vedo Viego come... Cioè, io metto a turno 5 potenzialmente un 7-6 temibile sì. Molto bene. Mm, poi che Minchia. si evolve chi se ne frega non, non lo so secondo me pure non esiste l'evoluzione ah, a parte ragazzi che è palesemente un personaggio di Devil May Cry è, è la stessa cosa cioè, uno dei, dei familiari lì eh, ma vabbè a parte questo e quindi secondo me eh, l'abbinamento giusto almeno per come lo vedo io è Demasia eh, mm. Cioè, secondo me in un mazzo midrange con demasia, soprattutto per le spell. cioè allora, mi sembra che queste nebbie, spesso a meno che tu non fai slay, ma non è che lo puoi fare con così tanta continuità. Vengono evocate dopo l'attacco o dopo il blocco, troppo tardi, sì. ok? Non ci fa niente. Demasia ha due spell che invece le rendono utili, che sono rally. E che sono eh, single, single combat? combat. Infatti okay. il mio è un mono isole ombra con tre single combat. Eh no, ci può stare, eh, se Secondo me, Secondo me eh, la meccanica che funziona meglio è questa, cioè un mid range aggressivo. Eh, che appunto, poi ha anche l'auto di andare in late perché comunque le nebbie scalano. Quindi è uno di quei mid range. e Quando fai mirror di mid range, magari alla fine riesci ad autovaluare. L'avversario. Sì, sì. e... allora, la nebbia fa una differenza incredibile quando vai avanti, secondo me. Anche perché single combat, come hai detto tu, che è molto forte, anche pre-combat. Se tu hai uno spot buono per fare single combat che ti tre dal tuo pezzo e ne spacca uno all'avversario, il tuo pezzo si sostituisce con una nebbia. Quindi tu togli un bloccante all'avversario, ma tu il tuo numero di attaccanti rimane invariato perché appena ti muore il pezzo cali la nebbia. Cioè, È proprio interessante. Sì, sì, sì. Quindi dice, a partire me... bello. Pietro. Quando ci il... se ci fosse ancora il mazzo Demasia Firesso, cioè non Demasia Ferso, Demasia. Quello con il monumento: Ah, minchia. Ah, si sì, sì. con la Plaza, poggers. <ride> sì, sì, infatti. Lo... Mi sa che lo fanno con la Plaza. L'esempio, le... quando fanno il video, sì. ah, si sì, è vero. Sì, 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 sì. sì lo fanno la mm -mm. Va bene, andiamo avanti e vediamo le carte che eh, gli danno supporto, ovvero quelle che evocano queste mista. A parte. Se stesso, e sono il soldato di Kamavor. 3 mana 3-3. Quando venga evocato, evoca una nebbia invadente. E l'idracante, l'idracante, infestante, ignorante, ha fatto un... la, la rima idracante. Perché idracante? Temibile. <ride> Vabbè. E, temibile. 7-6. Quando venga evocato all'inizio del turno, evoca una nebbia invadente. Soul, forti anche loro sono i generatori di nebbie e sono, grazie a Dio, entrambi playable. Ne avessero fatto uno in più, sarebbe stato broken In diego, se facevano il tipico drop a uno, eh, 1 0-1, quando entro e evoca una mist, eh, era overpower, da far paura. Sono stati contenuti ma hanno fatto due carte ottime. 3 mana, 3-3, è autoesplicativo, è, è in curva, è perfetto, e in più ti metto una nebbia contro aggro c'è un bloccante in più contro control c'hai dei danni che passano con un effimero che ovviamente l'avversario non ti potrà gestire magari è solo uno perché è la prima nebbia che stai evocando però intanto ti stai mettendo via il tuo viego con un più uno più uno d'attacco l'idracante infestante invece è devastante è per sempre per rimanere in tema delle rime combinazione riga, riga, neanche a farlo a... apposta scusate <ride> un attimo Vai, no, vai. sono andato sul traduttore e ho scritto idracante in italiano per tradurla in inglese Ah, è diventato? Non mi ha trovato niente in inglese, ma traduci da rumeno moi <ride> Moisturizer, che non so cosa sia. <ride> non lo vogliamo sapere. Anche <ride> rumeno in chat, ragazzi, Ma qua, quello che capisce il rumeno in chat, ci può aiutare? Aspetta, aspetta, adesso però... Vabbè, non, non lo so. <ride> <I> idratante. <ride> eh, sì, è vero, idratante. È idratante la, la traduzione. Nukdach no. no. ha detto idratante, infatti. Sì, Lol. sì, sì. Cosa... Quindi, quindi, anziché idracante, capisce idratante. Esatto, eh, so. perché non conosci idracante come termine. quando le due si divertono, diciamo. Mamma mia, quanto. <ride> Uh, e, e, però uh, stanno facendo più furbi, eh Perché quando hanno fatto la calvaca Lo sapevamo che era un errore, chiaramente sì. Cioè era cavalca Era chiaro, no? Qua idracante non possiamo dirlo No e Ma magari... è un nome inventato, credo Cioè Ma, ma sì, non è sì, idralisca sì. in, in inglese? No, idralisca e idralisco lo chiamano proprio e come, come, come si chiama in inglese questa carta? Eh, vabbè, non mi ricordo eh, Ah no, in inglese forse idralisca però l'hanno chiamato Idralisco in altri giochi. Che in Magic. Fantasy. Fantasy. Esatto. Aspetta a te che la trovo. Eh, ma non ho trovato niente, capito? Cioè, è come se la parola in italiano non esistesse. Ah no, è Hidravine. Ah no, Vine. Idra -vine. Idra -vine. Idra -vine. E Giusto. Hidravine, ah, quindi niente. Scusa, Snapvine, come si chiama in italiano? Uh, Strampicanti ipertrofica. E niente. Ah, Ah, ragazzi, ah, io ah, 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 un sacco, eh. idracante no? sarebbe strampicante, ma levi strampi e metti idra. Ah, lei è un idra, è, non è una, è strampi. una strampicante idracante. questa S è la snap vine, sì. Vabbè, ragazzi, per, fa per, favore. <ride> per favore la mia testa. Vabbè. Io, vabbè, eh, vabbè. Chiamatela come cazzo vabbè, volete è fortissima. È fortissima perché poteva essere una merda questa carta con un click. Potevano togliere quando vengo evocato. E allora lì faceva schifo, probabilmente, ma era, era ok come carta. Grazie a Dio, qualcuno, secondo me, ha fermato Rubin e ha detto no questa settimana. Fai tutto broken perché questa non la fai broken. <ride> e per fortuna è una carta fortissima. Beh, combinazione neanche a farla apposta. Io e Dog simultaneamente in due chat diverse, senza neanche parlare, ci abbiamo detto: Ricorda vagamente le Vajatan. Non tanto perché ti tutora Viego, Viego ce lo devi già avere. Ma se riesci a mettere il champion e poi in curva gli metti questa, l'avversario ha un clock innegabile sulla testa, praticamente. Poi Swain punta più a cicciare la board. Questa punta più a dire, cioè, due turni e Viego è voluto. Con questa qua in campo, sei rovinato letteralmente con, uh, con l'idracante. Quindi è una carta fenomenale. Sono entrambe due ottime carte che supportano Viego. E ovviamente, non so se riesce a mettere in 3 per, perché costa 7 ma sicuramente la Camavora ne entra un 3 per fisso e l'Hydrakanto almeno un 2 per in tutti i mazzi Viego. Strabella. Okay. Sì. Prima mm -hmm. di vedere queste carte, non avevo un'opinione troppo alta di Viego, ma dopo esatto. drop a 7, eh, me, Viego, il pacchetto di Viego è una buona top end per quasi molti mazzi e sai midrange. E drop a 3 è perfetto anche per il metodo attuale, perché giochi questo turno 3 contro uno Zed e hai un bloccante. Poi c'è un bloccare il mazzo Sivir-Zed per un po', arrivare al tuo, lead, al tuo mid game che è abbastanza forte di per sé. Come sono supporti ottimi, hanno sinergia con Butcher, e sono davvero carte assurde. Come ho detto prima, il drop a 7 il fatto che arrivi turno 7 è molto importante perché al, drop, al turno 8 di solito tanti mazzi hanno, hanno play forti, ma arrivare al turno prima è, molto, è, è insane. E rounds, il fatto che sia ogni round start è ancora più forte. Quindi ottime carte per supportare Viego. Niente da dire qua. un Poco da aggiungere. Credo ne abbiamo letto perfettamente. Diciamo la 3-3 aiuta molto in early game quando magari sei un po' più debole. E ti aiuta a un block. Comunque la puoi giocare anche a turno 4 senza problemi. Uh, la puoi usare magari anche a T3 se ti, se ti vuoi spaccare un pezzo. È buona anche se la evochi dopo. Uh, quindi... Buona, buona quasi sempre. E l'idra, vabbè, è un po' la finisher. Sì, è un po il... Diciamo è più scarsa è... della barca, però è un po' la barca di Vigo. Diciamo così, manca solo che la pe pe pescava Vigo e dirà perfetta, però... <ride> tra... C è c è un... eh, Sì. Tra l'altro, oh, devo dire che iracante navigante. Secondo, <ride> me... secondo me, sono due carte che mh, nella curva. Di Demasi affittano benissimo perché 3-7 di Demasi fanno schifo. E... E Leggi quindi... 2-4 Challenger come schifo, ah, prego. sì no? però non cioè, nel senso, poter fare ad esempio soldato a turno 3, a turno 4 eh, il 3-1 scout, a turno 5 eh, Viego, secondo me è fortissimo perché poi tu attacchi con il 3-1 scout, ti muore probabilmente ah, insomma, metti la mist attacchi tutti insieme cioè insomma secondo me eh, sì, vedremo vedremo però secondo me si può trovare un, un diciamo, mid range con, con demasia isole ombre andiamo avanti arrivano le due rimozioni una delle due è anche la spell di viego ovvero disperazione 4 mana lenta, scegli un'unità con cui colpire il tuo Nexus, poi uccidila Nebbia Vanescente. 5 mana sempre lenta. Assorbi 2 da 2 nemici, ricordiamo che il Nexus non è un nemico. Bulat. Ok, era un attimo mutato, me ne sono accorto subito. Però... <ride> allora, uh, la Vigo non mi fa impazzire. Cioè, nel senso, ovviamente eh, serve ad aiutarlo ad evolversi. Immagino? Oppure, cioè, no. Anche è... su un'unità nemica puoi farlo? Non lo so. Cioè, è un po' su strano. Una ma... no, sì, infatti, ora che ci penso, sì. Perché non va su... No, no, pensavo andasse poi su un nemico o l'altro. Quindi, uh, no. Allora, no, una rimozione. Però, anche qua, una rimozione lenta. Uh, una rimozione che comunque ti danneggia. E va bene che isole Ombra le cure. però comunque ti stai danneggiando. Non lo so. Su chi la vuoi fare? È forte su, su Zed? È forte su una Jinx? Se non vuoi spendere il mana per la Vengeance, è for forse più forte in un mazzo. Anzi, sicuramente è molto forte in un mazzo non vivo. Tipo in un FTR. Magari non ce l'hai sempre il mana per fare Vengeance. E quindi questa magari può aiutarti considerando che le cure. però. Non lo so, non mi fa impazzire sta carta. Cioè, il fatto che ti danneggi. Comunque, spesso e volentieri. I pezzi che non riesci a risolvere sono quelli con. tipo. 5-4, 6-4, 4-3. Comunque, ti stai facendo dei danni faccia, spendendo il mana tuo. Quindi. Eh. La nebbia invece è carina, perché comunque fai 4 danni, assorbi. Assorbi 4 basically. Uh, a 5 mana. Non è malissimo. Non è fortissima, però. Però, però non, è, non è così male, comunque ti cura di 4, però il fatto che teoricamente compite con Withering Veil vale, che a confronto Beh, è tutta un'altra cosa. Soul Despair, secondo me, disperazione, è la carta con design control più bella del gioco, secondo me. Non forza, ma bella. Perché farla è, è forte secondo me. E se la fai fittare in un archetipo che può reggere il danno faccia è fantastica. E sembra quasi che abbiano imparato a fare delle carte control belle questa pace. E sono commosso perché i punti vita sono una risorsa. Sono una risorsa dei mazzi control, tendenzialmente. Il mazzo più lento dei due gioca con i, pu i propri punti vita, tendenzialmente. Se sì, li riesci a contare bene, a centellinare, arrivi a vincere. Despair fa proprio quello. C'è un pezzo che diventa. e che è particolarmente problematico, che comunque ti andrebbe faccia. Despair, te lo uccide. GP, si attacca. Fa anche il wipe sulla board, se gli fai 4 mana sopra ti fa 6 danni faccia. Ovviamente è una carta che non è forte contro Agro. perché se spendi 4 mana per comunque prenderti 6 danni faccia da GP, la partita la perdi comunque. Ma contro Mazumi Midrange, contro Demasia, che eh, può essere a 1 di vita, e sei safe contro Demasia finché non passa quell'ultimo attacco, sei tranquillo. Despair, secondo me, è una carta fenomenale. Uh, non è che ne puoi mettere 50, non è che ne puoi mettere in tutti i mazzi. Ma vedo già nella chat gente che dice tipo Gohard. E no. un mazzo come Gohard che di HP ne ha. A profusione, cioè. Ed è un mazzo che va sopra di board. Quindi è anche un mazzo tipo Viego, come stavo dicendo prima. È un mazzo che comunque la board la tiene e che per 4 mana può togliere la tempo swing, che dovrebbe far recuperare l'avversario. Per me è impagabile. È bellissima e ha anche un costo di mana giusto. Perché, ok, è vendetta, ma mi colpisce faccia, però cazzo costa la metà di vendetta. È lenta, d'accordo, uh, secondo me è fantastica, Disperazione troverà spazio. E sono anche contento di avere la seconda copia di Viego in mano, a maggior ragione a dire che Viego è forte. Nebbia Vanescente, secondo me non va paragonata con Wittering Whale, sono entrambe delle ottime carte, ma sono validanti l'una per l'altra. Cioè, se esistono entrambe e entrambe si giocano, e tu sei un aggro, a T5 devi scegliere: mi attacchi subito, e ti faccio Withering Whale, overestending Board e rischi che io ti faccia questa qua invece. E questa qua, peraltro, ha la grande peculiarità che eh, non fizzla su Fervor. O meglio, ti possono comunque rispondere con fervor. Però non viene negata completamente come grasp. Secondo me sono due buone carte che dipendono entrambe dal meta, chiaramente. Ma disperazione è sempre buona. Nebbia Vanesciente dipende dal meta, ma comunque probabilmente la giocherei in un mazzo control. Già tipo in FTR, secondo me, uno o due slot li può occupare Nebbia Vanesciente. In un meta dove gira Pirate, dove gira Lurk, che giocavano pezzi con uh, basse stats. 5 mana togli dei 3-2, dei 4-2 contro Lurk e ti curi pure. No? È buonissimo, secondo me. Again? Sì. Eh, sono d'accordo con molte delle cose che ha detto Sol su Despair e Despair, come volevo dire infatti, in Guard è molto alt come carta perché Guard è un mazzo tempo yeah. e può permettersi di buttare HP via pur di avere quel mana in più che ti serve per pescare e fischiare per i Guard oppure per menati faccia. Quindi Despair è una carta per quel tipo di mazzo. In un mazzo control, per esempio anche nello Zombie Ash, lo vedrai bene. Perché ti neghi da un side che ha la carta? Quindi, poi tipo hai questo è buono avere come opzione. Ovviamente, un altro problema della carta è che ti fa strike l'unità. Quindi, per esempio, se lo fai su Swain, non è consigliabile, però sulle è un po' più forte. Quindi, secondo me la carta è fortissima, davvero forte. Anche Neve Evanescente risolve un problema che ha Piltover e Ombra, che è avere removal efficiente che ti fa quei 2 per 1 e ti sostiene gli HP, cioè, i mazzi Piltover al di fuori di Noxus hanno avuto tanti buff. Questa espansione tra time trick e, e removal efficiente. Quindi forse eventualmente smetteranno di fare schifo. Quindi magari Corina torna, dubito, ma ci si prova. Però entrambe sono carte molto forti e sono d'accordo anche con quello che su Nevia Evanescente, complementata bene da Whale. E magari smetti di dover fare conto su Avalanche sempre per me questa carta compete più con avalanche che con wave allora... e graspa una carta cosa? graspa una brutta carta, quindi... una brutta carta. in un gioco dove si sta fermo graspa una carta orribile eh, allora vabbè, ne abbiamo nascenti io quando l'ho letta ho letto a tutti gli avversari e ho detto è finita <ride> 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 mi sa un po' troppo un'avalanche <ride> tonalamente... che ti cura <ride> un po' allora, disperato e poi invece ho visto che erano due nemici ho detto vabbè ok se, se, se può fare me la collo questa e, <ride> secondo me sì, allora in generale Wither in Whale è più forte secondo me non ha sì. un quindi se hai slot per mettere anche questa ok se no, no che possa essere giocata sopra a, a Grasp invece sono più d'accordo anche se Grasp è fast però questa comunque sia prende due target quindi contro gli avversari contro cui questa carta è forte, probabilmente è meglio. Inoltre, mi sembra che sia una carta molto utile in combinazione con Beech Water perché. i barili. Assorbe... È esatto, già. con i barili lo... lo sfrutti doppio e lo sfrutti quadrula Cioè, invece di eh. 4 danni e 4 cure, diventano 6 danni e 6 cure. Che è molto carino. E... Disperazione io dall'altra parte sono contento se l'avversario mi fa disperazione cioè se perdo il pezzo per disperazione va bene cioè, va bene e va bene pure al control va bene a tutte e due uno dei due di solito ha torto esatto e... <ride> e... non lo so però secondo me contro Demacia cioè io ti vedo poco colpito da questa carta secondo me è, è proprio antipatica 5 mana drago 4-5 challenger despair secondo me è un pugno nel cuore. No, sì, cioè non è, non è il massimo, però mh, cioè, che ne so, se mi fai vengeance cioè, e vengeance, hai speso tre mana in più. Boh. Io Eh, cacchio, preferisco... sono tanti, eh. eh. dal tuo punto di vista ma hai soltanto, dal mio punto da, dal punto di vista di quello che sta aggredendo boh, mio nexus più basso. <ride> esatto, cioè nel senso io i danni te li ho fatti, cioè poi tre mani in più cosa significano? Perché per esempio certo, può voler certo. dire tu gio puoi, puoi giocare Trandle nel solito turno in cui rimuovi, puoi giocare anche Ravin, cioè è più cosa vuol dire nel matchup quel tre mano. Secondo sì, me è abbastanza. Sì, vabbè, portato, allora, secondo me su questo così è così, nel senso sono tutte, sono tutte carte lente, mm. cioè valanga e disperazione, boh, non lo so, l'altro nel frattempo, cioè, non lo so, ma, ma magari poi succede che... Eh, che lo fai, eh. però secondo me con tre mana è difficile che ti curi di quei 4, 5, 6 punti vita che, che ti prendi la disperazione e ci posso giocare intorno perché è lenta. Cioè, cioè, Vengeance, Vengeance la, la prendi sempre in testa. E cioè, il bozzi. fatto solo è che se, se, se tu mi fai questa io ho single combat per fare un value trade, un trade normale, cioè... ma, ma soprattutto un value trade. Ah, oh, vabbè, oh, no, no, non la fai mai su un single pace. combat open. No, 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 io sto pensando di essere sotto di e Quindi al massimo mi fai single combat per ammazzarmi un ragnetto. Eh, no, non che, hai che preso? non giochiamo contro gli imbecilli per dirti: No, no, è no, no, è chiaro, è chiaro, <ride> ci mancherebbe. No, no, <ride> però ovviamente la giochi in una situazione in cui al massimo tu mi fai single combat per togliermi un ragnetto che è uscito da Wildfist. E non, non la faccio quando per farmi single combat su viego chiaramente. Eh, no, però secondo me comunque merita. Merita. E non sostituisce vendetta. E magari veramente con queste carte smettiamo di vedere solamente frayer di isole ombra. Che mi sono anche un po' rotto di giocare sempre quello come control. Cioè, a me piacciono le isole ombra. E nel senso. O ma meno perché fra. Ma sì, infatti, perché non nerfiamo tutte le isole ombra? Per favore, le abbiamo col mazzo dalla vita. No, 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 sbattiamo <ride> le altre. <ride> no, 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 ma possiamo pure non testarlo più di isole Ombra control. Cioè, perché. Cambiamo? cambiamo. No, ma a me guarda, dico io. Cioè, se devo scendere giocare contro i sole ombra o le... Targon, gioco contro i sole ombra. Eppure, Ma meglio se... è una visione distorta di The Secondo me, nel senso... pure, ah. tu non mi prego. Ma i Brisci Rovina sta shaking niente. niente. Io quando vedo Targon, gioco con Discard. Okay, okay, non bambino, mi prego con le caramelle. Ah, Rimuovi mi Jinx adesso. Oh, no. <ride> Targon non esiste ormai. No, sì, eh... infatti, uno l'abbiamo ucciso comunque meglio, ora tocca al secondo. Esatto, esatto, Nerf a esatto. serpente too much forse? Possiamo dirlo in questa serie. No, 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 anche no, 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 non vedo, no, no, non gioco, vedo no, nessun no, problema. No, eh... sta meno male. Eh, <ride> ehm, arriviamo ai draghi di Isole Ombra, perché da oggi in poi anche Isole Ombra ha i suoi draghi. Molto fighi vale. i draghi di Isole Ombra. Molto fighi. Eh, sta, sta arrivando Game of Thrones su, su <ride> terra e allora il primo è verme vipera strisciante 2 mana 3 2 drago gioca colpisco un alleato o infliggo 3 danni al mio nexus drago camavorano eh, 4 mana 4 3 gioca colpisco un alleato infliggo 3 danni al tuo nexus quando abbatto unità quindi faccio, quando faccio slay assorbi 1 dal Nexus nemico assorbi uno significa che fai un danno all'avversario e curi di uno, il tuo Nexus, Brogan? Eh, secondo me, è proprio questa la differenza tra il matto Isole Ombra e Targon Draghi. Il fatto che qua un po' si fissa il problema dell'early game dei draghi. Cioè magari Targon per design ha quella debolezza nell'early, Le mazzi invece vuole giocare un po' più low curve. Il 3-2 è meno peggio di quello che pensavo all'inizio perché in questo meta soprattutto Troppa 2 con 2 HP sono molto forti perché due game su 10 ogni tanto succede che l'urk missa il lurk turno 2, poi avete un 3-2 che porca Fiori, anche qua e l'avversario concede come al solito, però mm -hmm. è bello avere free win. Mm -hmm. Ma la carta che è davvero hype è quella quella adesso, Troppa 4 che ti cura, ti fa sustain Diventa grosso, attemibile, quindi meno faccia, è molto huge. È, è davvero una carta che ti fa dire voglio giocare draghi in, in Isole Ombra, ma secondo me verrà più giocato di fuori dei draghi e self Sacrifice, anche Allegiance. Quindi il Drop A4 molto forte, secondo me. Vuoi andare in Isole Ombra per giocare questa carta. Il Drop A2 dovremmo sperimentarci. La curva con Dragon Chow è forte, però questa carta è più specializzata per i draghi. Quindi vedremo. A me faceva uno schifo, ma proprio ho detto. Co cosa mi, mi devo picchiare le cose per mettere un 3-2. Che ovviamente diventa un 4-3. Perché quando colpisce un alleato, se lo uccide, attiva furia. Così come l'altro drago. Però poi mi sono ricordato di The Wings and the Wave. E secondo me è fantastico. Perché il fodder ce l'hai a non finire con The Wings and The Wave. Un conto è ok, giochi l'1-1 che quando muore mette il 4-2, va bene. Però allora voglio giocare anche Butcher. E poi a un certo punto, non puoi mettere 200 cose che si mangiano i tuoi pezzi. Sti cosi non vanno in risposta, non sono Glimps Beyond. Sei tu che in presa di iniziativa ti spacchi da solo un pezzo praticamente. Non mi facevano impazzire anche perché un 4-3 che colpisce, cioè uccide sempre il tuo pezzo, letteralmente. Però a tutti gli effetti con The Wings and The Wave il cibo per sti draghi secondo me lo si può trovare e come ha detto Broken sono meno peggio di quanto sembrano assolutamente. Cioè il 3-2 è meno peggio di quanto sembra e il 4-3 è proprio forte. E 4-3 è letteralmente auto-win contro Pirate. Se hai la fortuna di arrivare a T4 con un pezzo da mangiarti e non farti tre danni faccia è, è auto-win. Uh, il Drago Kamavorano. Quindi mi, mi piacciono. Uh, non, so anche, non sono anche io un fan dei draghi di questo demasi isole ombra draghi. Uh, ci sarà più un archetipo self kill uh, slay, chiamatelo come volete. Che sarà dove saranno molto più interessanti, sicuro. Sono d'accordo, sono d'accordo. Ehm... Non, non so se anche in parlo. quel tipo di archetipo si giocherà a verme vipera. Perché potrebbe anche non giocarsi, comunque, cioè, eh... sì, cioè il drago, il drago è proprio forte. Il drago mi sembra eh, quasi eh, il, il 2-4 quella 5 di Sole Ombra. Eh, che, però, insomma, arriva un turno prima. Certo, non fa l'effetto ogni volta che muore un pezzo, però arriva un turno prima mena meglio, e quindi potrebbe darti comunque quella differenza di, di danno a un mano in meno alla fine molto interessante anche tipo un'isola ombra a Shurima con i Baccai qualcosa di più tempo che mena con Persil e Sante quanto Fierstom quanto Fierstom a turno 5 poi gioca il campione via no raga la 4-3 fuori di testa c'ha pure Fierstom Persil e Sintu in 4-3 in tu quanto Fierstom ma queste carte se fossero uscite quando era Forte Trace Nasus, secondo me, spruzzava ancora di più quel mazzo di merda. Eh, mm. Più che altro la 4-3. Che quel drop un po' più pesantino magari a volte avrebbe aiutato che te, per reggerti fino a quando non clavi Nasus a volte. Ma pure il fatto che Sleia, che fa danni gratis, cioè, raga, oh, fortissime. Fultissime tutte e due queste carte. E eh, comunque non è sì. che Nasus Thresh adesso faccio di schifo, eh, quindi eh no appunto yeah. questo secondo me è fatti. Ma, ma peraltro la gente non se ne è accorta. Ma io l'ho giocato poco. Ci ho fatto praticamente da Platino 3. Ah, in realtà l'ho fatto da Platino 3 a Diamond. Praticamente con Nasus Thresh, ma raga non esiste Targon. Eh, eh ma perde da perde, eh. da... perde eh. da Sivir. Si, perde, ah, da sì, da perde no? dagli elusivi. È quello più che altro. Però uh, non, non è tanto popolare quel mazzo. Cioè, è molto forte. Anch'io lo sto giocando, oh ma non Dio, è tanto popolare. Sì, è il secondo mezzo, se oggi era il eh. terzo. Davvero? Eh. Sì, ma Master intendete. Ah, ok. No, Io sono io, arrivato io, io, un po' per merito mio. <ride> no beh io non ho ancora tagliato tanto sono okay. arrivato a master l'altro ieri io. però tu perché l'hai svelato su twitter doveva rimanere il nostro segreto No, ormai sì. le cose si scoprono subito bisogna sì. cacciare i like su twitter sì, come... Esatto. come se Giovanni GP oggi il gioco <ride> che scoprono l'accanto lo scoprono comunque in un modo o nell'altro Sì, infatti Vai, va bene con queste... con queste due carte finisce isole ombra direi positivo comunque la il... oh, yeah. voglia sì, perché come se ne avesse bisogno poi sulle ombre, però... Infatti, poverina. piange no, è... ogni volta. Non è top 2 regioni per uh, due settimane, bisogna succedere qualcosa. Eh sì, dobbiamo, dobbiamo <ride> ricaricare in qualche modo. Ci sono allora, sentiti so. male gli headquarter. Okay. Le ombre hanno solo il 51,5% win rate. <ride> malissimo, malissimo. deve uscire un campione no ah. pulsante rosso. Diego. Ah. Ah. No, <ride> e... Perché nessun mazzo di Sole ombre tra i primi tre giocati? <ride> <ride> Rompite passiamo a Shurima passiamo a Shurima allora Action ha talmente tante carte che ho dovuto dividere in più, in più tranche eh, lui base, lui è evoluto la roba che tira fuori cioè, uh... è, è tipo un dungeon a parte quello di Action è stato vi uno posso... scam perché abbiamo visto 7000 carte quel giorno dove su tutti i token vi, vi posso avanzare una richiesta visto che poi devo, devo fuggire sì mm -mm. Quindi, se, se posso commentare io un attimo, Akshan il pacchetto al volo, così poi vi, vi lascio i commenti. Va bene, va bene. Vai. Fa, faccio un discorsetto 5 minuti e volo via. Vai. Allora, secondo me, Akshan è fighissimo. Ce cioè, ne stavamo discutendo prima. È una carta a tempo. Non è quella carta che ti farà sbroccare e vincere la partita. Però è molto figo, già che entra come 2-2 con il quick attack. Come sempre, i 2-2 sono un po' rognosetti. Quando si riescono a difendere, soprattutto da rimuovere. Ehm. Uh soprattutto appena entra in campo fa qualcosa quindi aiuta poi abbiamo visto all'inizio non mi era piaciuto un sacco poi abbiamo visto un po' tutto il pacchetto soprattutto cioè il pacchetto più che altro il drop a 3 e il drop a 4 uh, secondo me sono molto interessanti soprattutto il drop a 3 che, ha, che aumenta di 2 il palazzo e il palazzo diciamo se poi Action lo vede lo evolversi so cazzi perché sia i reward che ti danno sono forti, ma poi, quando si evolve, poi ciao! Cioè, fa, fa delle robe poi in tempo che sono proprio enormi. Uh, il fatto che bisogna capire bene come buildarlo sarà una di quelle carte abbastanza complicate, uh, soprattutto all'inizio, perché bisogna capire se va giocato con un altro champion veloce, se va giocato con un champion lento, con che regione va giocato, se va protetto bene, se lo possiamo lasciare morire dopo un paio di turni. Uh... Quindi ok, e soprattutto poi c'è quella carta, l'Absolver, che a me fa impazzire. E... È veramente, cioè, che poi ti dà l'Absolver Return, che è una roba tipo sbroccatissima, quindi ok, esatto. cioè veramente fortissima, Khan, bellissimo soprattutto, ragazzi, è bellissimo Akshan. ha un pacchetto di carte fantastico. Detto questo, vi ringrazio, vi saluto. Scusate se devo andare via prima, ma ho un'urgenza in aeroporto. Quindi Bella, volo ok. Bola. Ciao bye, ragazzi, bye, lascio bye, bye, la, bye, la, vi lascio la webcam così non devi ah, fare... bravissimo, bravissimo. Okay. Ottimo you. lavoro. Bello space. Sì. E... Eh, gli, gli mettiamo il barbolfiscio pure a lui? Eh, ah, così, così si lamenta poi abbiamo messo un barbolfiscio. <ride> Invece che delle... No, no, no. metale, esci pure, grazie. <ride> okay. Povero Metal, lui cerca di fare cose fatte bene, invece bulate a fare cose a caso. Defenestrato, a posto. <ride> ok, allora, action, due mana, a 2-2, attacco rapido, quando venga evocato colpisco, evoca un palazzo del condottiero. Tra l'altro, un mio amico dice sempre che cosa fa un condottiero? Conduce. Perché conduce e non condoce? Perché deriva dal latino conducere. Lo so, io non sono quello simpatico alle feste. Allora però dovrebbe essere un conduttiero. Dovrebbe essere un conduttiero, non condottiero. Eh, infatti una volta era conduttiero. Ah, ecco, ok, ok, perfetto. Allora dirò al mio amico che deve cambiare... Perché attualmente lui dice conduce e lascia condottiero. Invece gli dirò di cambiare <ride> e dire conduce e condottiero. Vabbè, andiamo avanti. E, comunque, evoca un palazzo del condottiero o fa avanzare la carta di uno quando viene evocato. o quando colpisce. Aumenta di livello nel momento in cui il palazzo si apre, eh, diciamo nel momento in cui trova la reliquia, perché sta lì a cercare eh, il palazzo del condottiero. Contrarro esce 8, crea una reliquia del potere in tua mano. Quando scegli come bersaglio gli alleati, fammi avanzare di uno. Quindi avanza di uno quando scegli come bersaglio gli alleati, entra in campo Akshan o colpisce Akshan. Nel momento in cui risolviamo il palazzo, abbiamo una lingua del potere in mano che è fleeting, concentrazione, costo zero. E puoi scegliere tra prevedi e poi pesca una carta. Quindi time... time, time come si chiama? Time, time trick. Time trick. E evoca un destriero di arenaria che è il 5-2 con effimero e oppure conferisci più 1 più 0 a tutti gli alleati Brogan quanta roba in una sola cassa <ride> eh, due... la prima cosa che ho pensato quando l'ho visto è che mi sembrava un po' inconsistente però poi abbiamo visto il drop 3 quindi anche come ha detto Rubin Zu nella sua Cos'era? review, eh, In Runterra, se tu ad multichi qualcosa e ne hai sei copie nel mazzo, facilmente la trovi, tipo il sì. 70-80% delle volte, qualcosa del genere. Eh, sì. E quindi Ashken è abbastanza consistente come campione e è anche molto aperto. Puoi giocarlo con Riven, in Freliord, vedremo quale sarà le, la combinazione migliore, ma il payoff mi sembra anche abbastanza buono. Uh, non deve nemmeno vedere um, la Landmark andare a zero per livellarsi e quando livella e vedi quella Landmark finire diventa game winning. Prima ha solo un drop a 2 solido come supporto del tuo mazzo e non è stato male. Secondo me, difficilmente sarà, una, difficilmente sarà una carta brutta, giusto perché ha delle stat buone, un effetto solido, ha solo un deck building cost che di avere spell che target, targettano ma. Un po' di disfare buone sono uscite. Quindi dipende un po' come, come interagisce col meta più che altro. Perché la carta è solida e il pacchetto che lo circonda è buono. È più. dobbiamo vedere come interagisci col meta e basta, secondo me. Sì. Mm. Fortissimo. Cioè, secondo me è proprio forte. C'è poco da dire anche tipo senza stare a pensare al meta. Intanto è, è un mazzo che in cui hai sempre Shaped Stone attivo. E io quando l'avversario ha un pezzo che gli voglio spaccare con Quick Attack, che tutti i turni mi mena. E se fa Strike succede qualcosa di brutto per me perché lui avanza a questo maledetto palazzo. E se provo a contestarlo cioè, sempre Shape of 3, già so che sto passando un brutto quarto d'ora, letteralmente. Non lo so, e come ha detto Broken bisogna vedere con cosa accoppiarlo sicuramente. Non sarà facile, come ha detto anche Bulat. Sarà più macchinoso di Viego, ci vorrà più tempo per tirare fuori il mazzo top con action, perché secondo me pure con Targon è interessante, con delle carte che effettivamente lo tengono in vita, un po' una Zoe 2, se vogliamo, che è piccolino di stat, ma basta che ci stai un attimino dietro e lo riesci ad evolvere, ed è ancora più forte, peraltro, cioè non so se vogliamo andare già a vedere poi le carte dopo, mentre ne so, parliamo, sì. meglio. Eh, perché pure Daivolut è fortissimo Perché poi Quello che fa Devoluto è praticamente la stessa cosa Cioè quando viene evocato Mena A ah, questo landmark con countdown 8 Ma il payoff è Megalitico E game, game winning Perché poi il tesoro che vi crea dopo Cioè a, crei Quando lo giochi crei una di quelle tre carte nella tua mano Che sono tutte quante delle tempo swing Fuori di testa Che vincono la partita Quindi è veramente molto interessante Secondo me veramente si potrebbe pure giocare con Targon come Zoe 2 Tanto sei già con Shurima E quindi hai tutti i drop buoni Che vuoi da mettere in board E puoi pensare di avere tutte quelle tricchettine Spell forti che ti, invece Ti carriano di Targon con dei cascade godlike Perché sconta di uno il landmark Ti fa pescare Da quel più uno più uno su un pezzo con quick attack Mille cose Oh, Frejord Trollchant Ma veramente bellissima È una carta con un design micidiale veramente troppo bello L'hanno fatto bellissimo Su LoL, su Wild Rift, su runter Action è veramente un'opera gigantesca Della Riot, è stupendo allora sì, ehm, vabbè, è un pezzo solido perché costa poco e fa cose anche subito, quindi non, non sei mai triste. Ovviamente occupa uno slot campione, ma dopo Zoe abbiamo capito che questa cosa è in influente, ehm, perché <ride> se è un seguace molto forte va benissimo. Inoltre Action si evolve, con cioè, soprattutto il secondo Action che giochi è evoluto di solito. Ehm, L'unico problema che ha Action è che nella sua regione praticamente non hai carte che bersagliano i due pezzi, a parte Shepherd Stone. A meno che tu non voglia giocare carte che comunque non sono scarsissime, eh? tipo il 5-3 che ti sì. dà... Da... I Lucky Find. Esatto. Però eh, più, probabilmente, non mi più probabilmente mm -hmm. lo andrei a cercare nell'altra fazione questa cosa. Aspetta. E quindi sì, Freylord, Demasia o Targon. Eh, Demasia fa anche c'è cioè, anche la, la cosa del colpisci che, che lo aiuta eh, però vediamo perché, perché effettivamente in Shurima ci sono tanti drop in curva forti eh, quindi non so se effettivamente è la scelta giusta giocarci insieme Demasia è per quello che secondo me con Demacia non sarà fenomenale. Anzi, invece, con Targon addirittura appunto manchi dei drop. E ora voglio dire la stronzata dico Kotarik, ma anche se non ci fosse Tarik, ma diciamo le gemme. Le gemme non sono male su un pezzo che ha no. quick attacca. Comunque, eh. Se comincia Italia... a minare diventa un 4-2. Cazzo, fa male sto champion. Cioè. Anche a Targon Action, secondo me, meno meme di quello che suono. Esatto. Verissimo, perché la spell di action, quella che ha fatto vedere prima Amelia, che diceva Bula", la sua spell, è una costo 2 che dà più 2 più 1, e vi crea in mano una spell che dà delle altre stats e Overwhelm. Quindi avresti un tool burst che dà Overwhelm a Talia. e setti delle Lethal uh, astronomiche. Quella carta, secondo me, è proprio troppo forte con Talia. Ovviamente, sì. è indeccabile, potrebbe anche giocarsi poi in un archetipo con Talia al di fuori di action. È un pacchetto di carte fantastico quello di action. Sì, sì. Ci, non non sta anche, menzionato ci sta anche come dicono con Riven alla fine. Eh, eh sì, eh. Eh, I frammenti sono forti. Arriva no, ah, nel eh. mazzo inteso. Cioè arriva nel mazzo preditato di action. Quindi cioè, voglio fare far un riven con tutti in questa fazione, in questa espansione. Ho oh, dato... il buff di riven. Spacca. Comunque eh. 8 tool. A riven diversi Madonna. È bellissima. Comunque, velocemente vi leggo anche queste. Action evoluto sempre attacco rapido 3-3. Quando viene evocato, aumenta di livello. O colpisco, evoca una scorta del condottiero. O fai avanzare di 1 la carta scorta del condottiero conta a rovescia 8 crea una scorta della sentinella nella tua mano quando scegli un avversario alleati fammi meno 6 di 1 quindi un po la stessa cosa scorta la sentinella sempre a 0 sempre fleeting ecco concentrazione lancia risurrezione dell'assolutore ponte del potere o scudo della sentinella che andiamo a vedere sono tre carte fortine vengono tirate a 0 dopo che hai fatto tutta questa cosa incredibile. E sono Resurrezione dell'Assolutore, concentrazione conferisce vulnerabile a tutti i nemici e crea nella mano una copia a costo zero dell'alleato più forte morto in questa partita. C ci siamo, raga? Mi sentite? Sì, sì, c'è stato un attimo di lag. Ok. Eh, sì, sì, ho visto. Ok. Ma ora dovrebbe essere a posto. Ehm Ponte del potere, concentrazione, pesca 2, le due carte costano un in meno per questo turno, scudo delle sentinelle, conferisci scudo magico e più 2 più 2 ai campioni alleati ovunque. Qual è, secondo voi, delle tre la più forte, la più scarsa, quella che piccheremo più spesso? È una domanda bellissima perché secondo me sono tutte e tre devastanti. Più che altro fanno tutte cose diverse, quindi poi la situazione che... Di... Si è andata una situazione. La Resurrezione è una carta a tempo molto forte. La Fonte è una carta che ti fa rifullare di fuel. La, la, lo scudo è più una carta. Se la tua win condition, i champion. Anzi, e, se li hai e... già in board. Secondo me, quella... board. se hai già la coppia di due champion in board, Scudo delle Sentinelle eh... oh, Mamma mia! È devastante. Però sì, Fonte del Potere poi è una ambivalente. Sei corto di risorse, la usi per pescare. Sei pieno. Di potenza di fuoco, magari hai proprio triggerato il monumento sul countdown. Quindi è il tuo turno di attacco. E hai già magari 3-4 carte in mano. Ti si attiva, giochi fonte del potere. Peschi due, sconti tutte le 5 carte che hai in mano. E poi fare un turno degli dei a T5, T6, T7. Dipende quando ce l'hai sì, attivato. Avete giocato Glorious Evolution Riven, quindi sapete che quando cascate Glorious Evolution, giocate i frammenti di Riven a 0 a Molto forte. Eh... E giocate anche la spada, quindi. Esplode tutto, esatto. Eh, infatti, potrebbe essere la versione seria di quel mazzo. Non ironicamente. <ride> Mancano Oddio. i poro. Oddio. Manca il poro. Kenny. I poro no, Augment no. erano fantastici, però. Mamma mia. Oddio. Manca quello. Però ce la potremmo far andare bene. Action mi sembra abbastanza forte. Okay. Eh, no, veramente non, non saprei decidere comunque, Media per rispondere alla tua domanda. Okay. Sono tutte equamente fenomenali. Anche l'alleato più forte morto in questa partita costo zero è una bomba. È verosimilmente un champion. O è una ruin runner che è meglio di un champion. Cioè, siamo pazzi. Lo paghi zero. I pezzi avversari diventano vulnerabili. È tutto fortissimo. Sì, allora. Secondo me la resurrezione della sua odore è la carta con cui vuoi vincere in quel turno, sì. cioè, se sai che riesci a creare la combinazione. Grabbo il pezzo piccolino con roba con sovraffare, e... Vai di resurrezione assolutore, resoluzione assolutore che giochi penso solo se non giochi contro eh, isole ombra perché non ti vuoi mai far fare, cioè non vuoi mai concedere priorità se non è necessario. E, fonte del potere serve per più per recuperare una situazione in cui non stai messo benissimo e scusa sentinella è la win condition più solida secondo me perché tu qualsiasi sia il tuo campione. Se eh, dai ai tuoi campioni scudo magico più 2 più 2, tendenzialmente andando avanti nella partita a un certo punto ti troverai in una situazione di vantaggio enorme. Sì, sì. Eh, o anche lì nel turno stesso, eh, perché appunto se tu fai, vuoi fare la combo di Riven che gli metti tutta la roba sopra, gli dai scudo, eh, scudo magico, il magico aiuta. Eh beh, è l'avversario è <ride> un po' più complicato per lui eh, risolverti la prima che mina per 15 con sovraffare. Eh, sì. molto forti devi fare una cosa incredibile per riuscire a ottenerle eh? però molto forti andiamo eh, tra l'altro secondo me è proprio bello perché a differenza di Zoe tra l'altro è una win condition quasi bilanciata nel senso che sono molto forti queste carte ma non ti rovesciano una situazione folle perché mm. comunque è realizzabile questa cosa di action mentre Zoe era molto più difficile quindi fa qualcosa di cioè spacca proprio le regole del gioco queste carte invece sono quasi più non lo so oneste sotto un certo punto di vista eh, cioè se sei veramente tanto in vantaggio non vinci delle carte di action magari recuperi mettiamola così sì 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 ma perché sono più tranquilli perché non è un ho visto sì esatto che secondo me è stato l'errore di Zoe cioè mettere a 1-1 ho visto una cosa difficilissima per dare... avere un payoff eh, stratosferico eh, allora diventa una cosa un po' brutta in generale un po' toxic, mm -hmm. sì sì è vero, sono d'accordo che, che vuoi dire Brogan? che come ho detto è so, nemmeno bullshit quello... quando Zoe livella livello qualunque cosa arrivi dopo è bullshit non dovrebbe succedere sì, sì esatto stai sì. proprio giocando a super rune terre è un po' come quando si avvolve un Soul. sol solo che mentre un sol è proprio ingestibile Zoe ti dà quella sensazione di poter esatto. recuperare però in realtà scende un pezzo con special ed è tutto illusivo in <ride> eh, è inutile elusivo che però è elusivo a tutto il resto del board e gli idioti che erano sul board adesso ti mirano per 10 danni anche se sono minuscoli quindi... sì, sì, sì. andiamo alle spell andiamo alle spell perché c'è questo rampino di action che fa molteplici cose e... allora, il rampino di base che è 3 mana lento un alleato che hai bersagliato in questo turno solo tu colpisce un nemico lo colpisce solo lui quindi non prende il colpo indietro l'assolutore due mana raffica fornisce più 2 più 1 un alleato per questo turno se hai fatto 6 di livello un campione in questa partita, crea un ritorno dell'assolutore in a mano. Ritorno dell'assolutore, Sempre due mana, sempre Burst Fleeting, fornisci sovraffare più 2 più 1 a un alleato per questo turno, Broken, allora, il Rampino mi sembra una carta molto interessante e forte. Che ti dà un motivo per giocare, cioè non ti dà un motivo per giocare a mazzo Ashka, ma dà consistenza a un mazzo Ascan perché in un modo o nell'altro hai bisogno di interazione shui, ma di base non ti dà quindi Ashkan è più flessibile anche per resistenza di Rampino perché per esempio dà anche a Targon interazione che non dovrebbe avere mm, eh, esatto. quindi carta abbastanza high l'assolutore invece compete con Shapedstone e i mazzi Ashkan sono per natura mazzi Landmark più o meno quindi competere con Shapedstone non è tanto bene ma Secondo me il payoff è abbastanza importante Quindi anche come ho detto prima Talia. Questa carta la vorrebbe poter trovare Vorrebbe poter trovare spazio per giocarla Un'idea interessante che mi era venuta è Un Irelia-Azir più lento Con i Rite of Calling Che punta a livellare i Champion E arrivare al punto in cui ha entrambi i Champion livellati Perché l'assolutore è molto forte con i Sparring Student Molto forte con Irelia sì. Molto forte con Azir e magari puoi anche sfruttare in the voice of the Reason. Non so come lo builderesti, un mazzo del genere, per poter livellare i Champion con consistenza. Devi avere il Right of Calling e devi trovare un modo per sopravvivere. Esatto. Per Però è un'idea so che è bello avere, perché in Shurima Right of Calling ce l'hai, quindi puoi buildare attorno a idee del genere. Quindi sono entrambe carte molto aperte che daranno molta sperimentazione. Per altro, per altro, tra l'altro stiamo sempre parlando di Italia perché comunque boh, forse non abbiamo sviscerato anche la cosa, ma... È bellissima talia con Action perché raddoppia l'andmark quando entra. Quindi poi avrai il doppio dell'outcome, che può essere o il primo, che comunque è un buon output. O il secondo Landmark che mette Action. Che hai vinto, hai vinto al quadrato, letteralmente. O comunque giochi attorno al fatto che potrebbero spaccartelo, A quel punto ne hai due. E secondo me è veramente interessante. E poi appunto abbiamo queste carte qua. Rampino è bellissima, anche appunto a maggior ragione secondo me, con quell'archetipo con Targon. Perché fai gemma rampino e per 4 mana stai dicendo che un tuo pezzo colpisce un nemico. E se action questo pezzo colpisce un nemico stai anche facendo meno uno al landmark. È lenta ovviamente, però voglio dire ragazzi, targo una 3 a tre mana c'ha Star. Quindi secondo me posso pensare di permettermi di mettere prima una gemma per poi fare rampino, nel senso, piuttosto che giocare Paddle Star. Perciò mi piacciono queste due carte, sinceramente. E beh, allora, rampino cioè... A meno che non giochi con demasia, la devi gioca sempre. cioè, con demasia puoi dire, vabbè, mh, ho gli strike più carini, forse di là. Quindi non è detto che la giochi, anche se magari la puoi giocare uguale. Mh, senza demasia li gioca per forza. Perché praticamente è, secondo me, è il primo vero removal di, di, di Shurima. Cioè, già. Mh, proprio il primo, direi. L'assolutore. Ah, secondo me, se giochi Noxus, non lo giochi. Però se non giochi in Oxus, invece è forte perché a quel punto l'out di poterti dare sopraffare è difficile trovarlo. E, e questa lo fa, lo fa bene. E fa il doppio tick su Action, il doppio tick per i monumenti, insomma. La e gente è... sta chiedendo in chat, sì ragazzi Rampino conta per... fa il tick del monumento perché tu devi selezionare un tuo alleato che hai bersagliato questo turno e colpisci un nemico, quindi sì, fa anche più uno al cannon del sì, cioè meno sì. uno al cannon del monumento. Sì, è come è addirittura è, colpo coordinato fa più due. Sì, sì. Concerted e... è un Katarik. doppio target sui tuoi pezzi, Livella Taric, Concerted e fa, eh. fa più due. Sì. Ok, andiamo alle ultime quattro carte di Shurima che ho diviso in base al costo. Perché praticamente hanno dato un drop forte a ogni costo di mana. ok? Eh, servivano asciugini e... troppo forti Costi di ah! iniziamo, iniziamo dal drop a 3 che è Nomade di vecaura quando venga evocata, evoca un palazzo del condottiero. fa avanzare la carta di due turni. Se è già in campo, 3-3 scassinatrice di Ve Vecaura 4 mana 4-4, gioca e fai. Beh, non è, non è proprio così, cioè, fornisci più 2x0 un alleato per fornire meno 2x0 a un nemico per questo turno. Può targettare se stessa? Eh... Gioca, no, devi dare target mentre la cali. Sì, non non può. credo, non credo che possa targetare se stessa. No. no, no, non può. Buone, cioè, nel senso la, la 3 mana 3-3 è buona, è, è ottima. Se giochi action, giochi lei. Uh, contesta lo spazio a Mercy LeSunter, ma sicuramente eh, il discorso che diceva ah, prima: Broken è: eh, vu Vuoi vedere questo maledetto palazzo? E Action potresti non pescarlo. Eh, quindi dobbiamo raddoppiare le chance di vedere questo palazzo del condottiero. E quindi la giochi. La scassinatrice a me non piace troppissimo. Perché. È forte praticamente solo con Vulnerabile. Quindi in curva con la Merciless. La Merciless non so se la gioco. Perché comunque. Ok, è OP Merciless Hunter. Però se devo giocare già nome di Dive e Caura, poi. I drop a tre. Cioè, ce ne sono un po'. Merciless è il più forte di tutti, ma. Non, non lo so. Cassinatrice è in dubbio. Nomade la gioco sicuramente. Non ho dubbi. E fornire quel più 2 più 0 un alleato. Per fornire meno 2 meno 0 un nemico. Solo con Challenger, solo con. Uh con vulnerable magari con sopraffare per fare da finisher però stai giocando un pezzo che in questo turno buffa per fare da finisher non, non, non mi suona bene mettiamola così okay. uh, appunto, sì. no vedi le... consistenza Ashkan, render il champion consistente dato che non deve vedere la landmark quindi puoi giocarlo la seconda copia anche la prima late mentre la scassinatrice anch'io ho dei miei dubbi perché Shurima i drop a 4 forti li ha anche per la soldubbacanza spinner la cosa che dà il meno 2 e il meno 1 ad Ezra, allo Zoe non possono più strikeare, la fa molto meglio senza Spinner. No, questa carta non va bene in reputation, ha bisogno di challenger o vulnerable e quando li trovi in masse queste cose di solito anche lì DeMassi drop a 4 ce li ha. Quindi address Attack gli manca una Keyword. Anche nel mazzo meme, Ezra al Surima c'è di meglio. È una carta un po' sfigata. Cioè... Per essere in furima e eh, gli mancano delle keyword delle statue. Eh, e eh, di... bilanciata di stazze ha un effetto senza keyword. Potrebbe essere di Ionia tranquillamente questa carta, voglio dire. Eh. La dice eh, lunga. Secondo me Ionia droppa 4 più forte che vedrà mai nella sua vita. Se... Sì, sì, esatto. Cioè, <ride> se... <ride> sì, <questa ride> sarebbe ancora fo <ride> sarebbe forte in Ionia. Eh, sì, cioè non dà più 2. Ah, Ma... se dici senza più 2, ok. Eh, Anche se secondo... se più sarebbe Sì, 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 no. A me l'unico motivo per cui forse non si gioca è che sta in Shurima che ha la drop a 4 fortissimi. Cioè, per me, già il fatto che non si giochi la 5-3 che dà il, il tesoro è strano. Cioè, comunque, quella è una bella carta. E... spinner pure si gioca poco e... perché poi hai pure due campioni fortissimi in Shurima a 4 perché hai sia Renekton sia Sivir. Quindi c'è cioè, ah. cioè, una bella carta e la fanno forte per darti il dubbio, però cioè, nei mazzi che sono adesso probabilmente no. Poi se ne crea qualcun altro per cui questa cosa... Cioè, ecco, con Action, secondo me, questa non è una brutta carta perché prendi il target sul tuo pezzo, quindi aiuti Action. E, comunque sia, secondo me, anche se non hai Challenger o vulnerabile sia che meno te, sia che meno lui, più 2-2. Si sente. Cioè, se, se tu dici fai, faccio passare, cioè su Action esempio, diventa 4-2 attacco rapido, ok. Non lo blocchi, hai bruciato 4, 4 danni. Eh, meno 2-0, meno attacca pure questa, non la blocchi perché chi, chi ti blocca a turno 4 con un meno 2-0? Anche su Zen sì. sarebbe assurdo, in teoria, però. Cosa? Contestato. Anche su Z sarebbe assurdo in teoria. Vabbè, ah, dai sì. 3 a Z più 2 a Z e meno 2 al bloccante. Eh, sì. Non è male. Interessante. Boh, sì. Vabbè, non insomma, è una bella carta. Solo... Ma ovviamente in Shurima probabilmente fa fatica a trovare il gioco. Boh, questo... io forse sto sottovalutando questo più 2, però tutti gli effetti di Matsakshan è un mazzo che mena. Eh. È un mazzo che va in board. C'è cioè Shurima, entra, e picchia, è il monumento. Non è la tua win condition principale. Cioè, nel senso, la tua win condition principale è, è picchiare, chiaramente. E il monumento è una conseguenza del fatto che meni usi i che sviluppi. E quello è il tuo tick. È il tuo clock fin dal turno 2. È un clock addosso. Se sei contro action potenzialmente. Sì, però, sottolineo quello che ha detto Mel. In realtà, Shurima fa fatica a bloccare in questo meta. Mm. Perché Roy Runner non è un pezzo che blocca, Sivir non blocca. Mercy Steel e Sunter blocca, ma non è felice di farlo. Quindi. Quel pezzo lì in teoria è una debolezza di Sciorma. La pappa quella che blocca sì. male Quindi in teoria non è così scarsa. Però ha la competizione. Mm. Andiamo alle ultime due carte di questa mini espansione. Dai, ce l'abbiamo fatta in un tempo molto. Molto onesto! Siate fieri di noi, 5 Mana, 5-5, picchiatore di Vecaura. Che poi sembra così un bravo, ragazzo. Non so, non, eh, c'ha le non braccia posso... grosse. Cioè, le braccia grosse, però guarda che, che, che sorrisone. Vabbè, io non lo, non lo vedo. Invece, così con il lavoro sporco, ma come farlo. Invece, ti, ti mela con quel sorriso. Invece ti mela. fa quasi Vabbè. piacere. Vabbè. E colpisci, crea un ritrovamento fortunato dalla mano. Il ritrovamento fortunato è eh, la spella a 0 che ti dà, con Fleeting, che ti dà uno tra nove effetti, che possono essere delle keyword, o più 1 più 1, più 0 più 2, più 2 più 0 ma uh, sono di, di cos'è ovviamente sui due pezzi quindi attiva eh, i monumenti di action e shameronzante settimana 8-4 sopra affare. quando venga evocato crea una mia copia nella tua mano se hai fatto salire di livello un campione durante questa partita Brogan ok ho detto che il schema può fatica a bloccare il picchiatore Blocca bene, perché ti dà anche il ritrovamento che poi lo giochi su Sipir. Quindi, secondo me lo spazio lo cerchi per giocarlo. In un modo o nell'altro, giochi tre Ruin Runner, due di lui. In molti mazzi, i ti a cercare di farlo. Alla fine, 5 troppo a 5, non sei troppo triste di, di giocarli. Perché Ruin Runner, non sempre vuoi giocarli in difesa. Quindi, ottima carta, compete con Ruin Runner, ma secondo me la complementa bene. Uh, non, ovviamente non credo troverà gioco in tutti i master per esempio Reputation preferisce fare due Kato 3 Runner ma si verifica proprio come cerchi di giocarlo Shaman of invece secondo me è una carta abbastanza hype perché dà una finisher a mazzi che non ce l'hanno tipo è Zilean non ha una finisher pulita con questa carta è una finisher molto più pulita che arriva a turno 7 quindi un turno prima di Farron sinergizza bene con Rally ti dà infinite value quindi puoi giocare più predictive senza dover fare il compromesso che tipo ho visto molta gente fa ora tipo di dover giocare BC, vir e un botto di draw in più tipo la carta legions del si gioca bene si gioca in master questa lista ma con questa carta devi fare molto meno compromessi per i valli perché i livelli ecco il turbo livelli turno setta e valli infinito e meni quindi secondo me è una carta sottovalutata la Besciame, mentre il drop a 5 è solido veramente sottovalutata che stavo per dire Ronzante fa cagare e l'ho completamente rivalutata eh, mi, ha, mi ha aperto un mondo broken ve lo giuro è fortissima in EccoZillian è veramente troppo bella wow fantastico eh, il picchiatore di Beca è fantastico come carta è ottima Sì, anche secondo me in, in reputation non ce la fai a metterlo però è un 5 mana 5-5 con un effetto e l'effetto non è male anche solo su se stesso lui attaccano wide Chan blocca lui, sopravvive ritrovamento fortunato su di lui gli dai più 0 più 2 è... ha bloccato gratis quasi, eh, non è ovviamente quello che vuoi, preferisci dare una keyword in più a Sivir, una keyword in più al pezzo importante però nel male lui comunque è bello duro, tra gli effetti di ritrovamento fortunato c'è Tough. quindi ancora di più c'è Spell Shield quindi a maggior ragione rende la board più, più solida, cosa? anche più 2 HP sì, sì, anche più 0, più 2, esatto. Quello. Sono proprio quelle migliori su di lui. Se no, poi c'è quelle su tutti gli altri. Uh, sopraffare, ma anche Che va bene su tutti quanti. E, è un'ottima carta. E wow, Shameronzante, quando l'ho visto ha detto fa schifo. Ma in effetti, in Inzilianecco è molto, molto meglio di quel cesso di Kairi The Returned. Ma tipo due gradini sopra, ma anche due piani. Wow, mi piace. Allora, vabbè, picchiatore, regà è forte, cioè è proprio una carta forte. E... cioè Adesso, allora, drop a 3 Shurima, c'ha cioè il drop a 3 più forte del gioco. Drop a 4 Shurima, c'ha cioè i drop più forti del gioco. Drop a 5 Shurima, c'ha cioè i drop più forti del gioco. Io spero che loro abbiano capito questa cosa e mantengano la filosofia del non gli facciamo removal. Ehm, combat trick a parte pochi che già secondo me l'arpione di, <ride> di Shurima è pericoloso da questa, sotto questo aspetto e... perché se no poi c'ha tutto Shurima. Cioè, secondo me Dopo Shurima attualmente gli manca solo un modo proprio. per controllare i drop a 4 più forti non li ha, cioè non proprio. Cioè, sono forti, ma non, è... non sono rotti. Sono... È a 3 a 5 il problema. <ride> ha, più sì. ha più i champion. Ha più champion. Avendo cioè... Renekton e Sivir a 4. Eh, su... Renekton non è così forte, secondo me. Sivir è forte più in, in offense che in defense. Cioè. Uh, Renekton, secondo me, è proprio forte come carta. Più che altro perché esistono degli effetti di Vulnerable veramente buoni. Secondo me c'è una carta che è completamente dimenticata: che è Exhaust. A me sembra incredibile che esista una carta come Exhaust che non venga giocata. Eh, secondo me è straforte Exhaust. Boh. Eh, ma, ma secondo me Exhaust ultimamente quasi gioca meno sì, ultimamente solo, perché ovvio. il 3-1 lo devi giocare perché vuoi mettere il monumento mm, sì, Mercy sì. e Sun è il drop a 3 più forte del gioco troppo vulnerable poi. E mm. quindi dici quante volte devo fare sto vulnerable e, e quindi magari alla fine non, non lo giochi cioè, Vabbè, se giochi Renekton lo giochi sicuro sì, beh, se non che... giochi Renekton magari puoi pure farne a meno Ah, lo sciame... Lo sciame... Cioè, mi piace l'idea del, del dare una finisher a, a mazzi che non ce l'hanno, però secondo me non dobbiamo sottovalutare la condizione attivazione. Cioè, comunque, sia esempio in Zilan, ecco, mica è così banale evolverli. E, Beh, ecco, eh, è automatico. automatico. Ecco, li va turno 6-7 quasi sempre. Uh, no, vabbè, nel senso. Um... Eh, se, tu, se lo a T7, è tardi. Sì. Cioè, devi livellarlo entro T6, ecco. Eh, eh, però in effetti in, Predict T6... è proprio forte. Perché cioè, tu in predict, comunque, lo vedi. La cosa problematica di solito di questi effetti qua, tipo la Voice of The Horizon, è che tu devi avere visto il Champion. E deve essersi voluto nel tuo campo. Quella cosa lì vuol dire che devi avere fatto vedere la cinematica del campione, non devi solo avere raggiunto il requirement, no, no, quindi restano, devi averlo eh? anche giocato. Poi certo, restano. certo, anche ah. questa. Sì, sì, no, però dico, a differenza di Aziradia, dove magari era più difficile, perché proprio le partite complicate sono quelle dove non vedi champion con Aziradia, almeno prima dei nerf, ovviamente, è... con i mazzi predict è molto più facile, perché predictando un campione lo vedi sempre. Certo. Cioè, ovviamente Io... Zilean non livella, quello è, eh, è sacrosanto. No, puoi, anche dal, puoi anche tagliarlo dal deck se vuoi, non è troppo un problema. E... Però Ecco il livella quasi sempre in curva, o storno 6-7. Ok, cioè nel sì. senso, se, se, se Ecco rive... cioè, evolve sempre in curva, eh, c'è cioè, fa, il fattore che tu, finché non hai voluto, non lo vuoi giocare, perché sennò rischi poi di non averci più in mano per attivare sciame. E... Però mm. sì, sì, poi... Poi Sham diventa forte nel mazzo. Non lo so, cioè... Boh, non... eh, anche senza, senza l'evoluzione, in una partita che sta finendo, cioè contro un aggro, tu non è che hai bisogno di livellarlo. Contro un agro. se metti un 8-4 lo chiudi in quel turno. E tardi mm. già magari a T7... Sta diventando tardino, magari. però oh, sei un mazzo piltover, quindi hai retto un pochettino in early, non hai preso solo danni faccia. No, no è certo, proprio interessante. Però, oh, meno una volta, cioè, nel senso perché comunque sia, cioè, turno 7, 4, cioè, un bloccante. È però che... meno forte contro un angolo. 8 danni sono 8 danni. O, o, o c'hai GP che te lo blocca, ma GP mette pure il barile in board, quindi manco proprio il problema. cioè... Eh, nel senso cioè sì, vabbè, nel senso... lo uccidi Cioè, tu hai tu, 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 turno 7 fai 8 danni a un agro e l'hai ucciso cioè gli hai fatti 12 prima no cioè se tu oh. ti metti a tradare pezzi contro ecco Zillian a turno 7 stai, stai perdendo il game in pratica cioè non, non devi Io... andare in No, vabbè però decide lui cioè se lui pensa di vincere esatto. il turno dopo non te lo blocca se lui pensa che il turno dopo non si vince eh, te lo blocca lo deve bloccare però... mm, sì è vero quello è vero mm. Poi, no, so. sicuramente, Beh, oh. Cioè, tra l'altro, no, la cosa forte, La cosa forte è che te lo, te lo fa quando la giochi e non quando muore. E quindi sì. non devi aspettare che lui muoia per rimetterli, e non, non sì, può quello... essere silenziato. Quello lo rende molto forte contro Control. Esatto. La, contro Control è innegabilmente fortissima, questa carta. Sì, eh, Voi... però, no. sì, esatto. Contro agro è un po' borderline. Però, secondo me, è... Spacca comunque. Guarda, immagini, Se noti il pre-sorcer questo. Questo lo giochi anche se non è, ecco, non è voluto contro Agro. Ok, ma io 7 overwhelm vero? Se non dai Presercer, itta qualsiasi cosa la giochi. è <ride> fortissimo tutto. Ah, no, ma no. A, par a parte quello che è sdegnoso, questo devastante. A sovraffare so, è nel sovraffare. Devi contestualizzarlo nel mazzo La carta. Se cioè... sì, sì, sì fa, è vero. Sì, vero. Sì, sì. sì, no, vabbè, ma io poi lo stavo vedendo anche in Cioè, nel senso. Paradossalmente, potresti anche valutare di giocare questa al posto del 7-6 di frailord in Overwhelm. Ehm. Questo è il dubbio, secondo me. Dipende, però, ovvero, cioè... finisce le carte. Eh? Cioè, nel sì, senso, quando è... finisce dipende, le carte, dipende. Tamma. dipende ah, cioè, se, se, se non metto, livella mai. Se giochi in non infatti. In un livello. beh, si, virò dai, si, vir, Secondo me, il livello cioè, è che ne giochi una sola. Magari dovresti giocare due per di sivir vir 1 per di se Juan, cioè una cosa del genere. Eh, sì, in so. effetti, però, è vero, forse è un po' difficile da Sarà Molto da... brutto, eh. Mm. Non molto brutto. Però il fatto che Ecco Zillan mi sembra un mazzo un po' scarso, capito? Cioè non, non credo che sciamelonzante vorrei andare un mazzo. Sì, però una delle sue debolezze più grandi è proprio quella che colmi con questa carta. Eh, non hai fini... Il problema di Ecco è che non hai finisher e finisci il value. Sì. Eh, questa carta le colmo entrambe. La tua unica e... finisher è ittare con un blocco di Echo, con un attacco sfigato, il Chrono Break per resettare e attaccare. Che è un po', un po a caso, cioè alla fine è per quello che non vince con consistenza, Echo Zillian. La chat parla di Kairi, ma Kairi è proprio, cioè Firsum è esperto a overwhelm è una... cioè, Overwhelm è una keyword molto superiore e Kairi è inconsistente. Sì, ma Kairi è proprio una carta, a me non piace proprio Kairi. Cioè, quante volte te lo trovi in marcia se peschi due Kairi è peggio dell'1-3. Raga, io allora, riesco a pescare tre dell'1-3 però... che va predictato. ma... Cioè... Allora, è vero, però, se peschi due Shameronzanti fa schifo uguale, cioè, nel senso... Ma Shameronzanti, secondo me, è anche bello perché ne giochi uno. Sì, di due e non ne giochi. Uno o due yeah. ne eh, giochi. Ok, ok, va bene, sì. Dici... Perché tanto lo preditti nei caso dove predicti... ti serve. Eh, e eh, poi non lo vedi quando ti serve ok però vabbè nel senso eh, no no vabbè vuoi, dici... cioè, sicuramente, sicuramente il fatto che tu non debba giocarne 3 è meglio di Kairi perché Kairi comunque ti occupa per e mi tre tre. Eh, perché se no non, non lo vedi in prediction eh, e fai 6 mana 4 4 mm -hmm. eh, non so vediamo cioè io spero Guarda, Io se, se arrivano queste carte e rendono giocabili i campioni che fino ad ora sono giocati io stappo lo champagne Ah, abbiamo detto spesso oggi che ci sono carte che supportano archetipi tier 2 che rimarranno tier 2 forse probabilmente, però è bello che vengano supportati, no, no, certo. Credo, certo. Credo. Ma in generale Anzi, sono me... quelli che hanno bisogno di supporto, cioè se escono carte per Trash Nasus, nessuno è contento. Sinceramente, no. <ride> non lo so. È uscito il Dragon, comunque però eh, esatto. hanno fatto un ottimo lavoro Cioè, senso, belle carte, e, sì. mh, quasi che. Forse alcune di queste potranno uscire nell'espansione, alcune delle espansioni potranno uscire qui, perché mi sembra il power level di questa mini expansion molto, molto maggiore rispetto al, all'espansione. Se non che... consideriamo l'urk sì. Cioè, l'urk secondo me è proprio forte come deck, però eccetto quello il resto dell'espansione non ha impattato così tanto. A a me la l'urk parte... non piace tantissimo. Più la pace. Ma è comunque comunque, tanto giocato, ha un win rate positivo. Io ho oh, l'urk. In top 10 master si gioca tanto, ma anche io ho scalato, ho fatto il master con il l'urk. Io. Uh, ho giocato il l'urk e a Zire. Ho giocato anche a Zirelio per fare il master. In realtà <ride> ho fatto una versione dove uso Ghost su sparring Student, perché questo meta è super vulnerabile contro gli elusivi. Okay. Eh, eh, però ha tutti gli effetti te la porti a casa contro un sacco di mai. Esattamente come se le porti a casa Civir e zed praticamente. Eh, eh, però boh l'orc non ha polarizzato così tanto il meta secondo me semplicemente perché la gente appena e lì ci facevamo off stream media, la gente sapeva che usciva la patch e in pochi si sono messi sotto come broken a tryhardare così early no no certo certo cioè, questo, eh, questo meta non è il vero meta di questa espansione sì, sì. ma non lo conoscevo lo... mai perché uscivano le carte nuove mm, sì. io l'avrò tryhardato per sbaglio però perché mi sono messo a giocare <ride> di, di perché volevo giocare il babbuino e sì. in 4 ore ho hittato Master per sbaglio tipo, e ho detto vabbè poi ho memato per un giorno, due giorni ho visto ha twittato ho detto vabbè gioco il mazzo, greengrey doom mi fa schifo, lo levo e ho fatto 400 LP in un giorno in due giorni ah, ma... Quindi, <ride> vero, ho tagliato per sbaglio per essere successo eh, meglio, così, meglio così, ho visto Rancune Europa tipo a tempo zero però adesso ne hai perso un po' vero, sei sceso un po', sì. visto mm. vabbè, perché ormai il meta si è un po' evoluto eh, Quindi, Assegna, ah, sorprende di meno. Va bene, ragazzi. Siamo stati bravi. 10 e 40, abbiamo finito tutto. E come al solito, shout out a Soul a Broken Ball a Bulat. Un po' di meno, però facciamo anche a Bulat, dai. E...